Multipla. Enorme. 12 anni. Dipende da quanti chilometri c'è sopra. 95.000. La gente fa la pensione? La pensione non lo so. La testata. Però vediamo. Spero che la venda a buon prezzo. 5.000 euro. Come? La stessa. Sul tavolo della presidenza ci sono dei testi di delibera, se a qualcuno interessa averlo sotto mano, ma solo per tutti, lo fate sapere. Sono delle bustarelle sul tavolo. Qualcuno? Ecco, questa è la relazione, quella è di lavoro studio e l'ultima di diritto allo studio, bilancio partecipativo. Prendiamo posto, grazie, così procediamo con l'appello. Quindi si parte il vostro tema o si parte? L'organizzazione. L'organizzazione. Queste fantasie non ho capito niente, continua a scrivere. Che ne è fortunato, sai che voglio mamma di nome. Prendiamo posto, abbiamo già 15 minuti di ritardo. Ma tu vieni? Ma va? Mi sposto, non c'è, mi sposto la famiglia ormai. Lo sposto solo per portarmi, eh? Ma? Volevo fare la danza prima. Da noi bisogna verificare però il sistema perché come segna ancora e non funziona, continua a segnare senza testa. Tutto amore. Già, no, anche gli altri risultano, non ho capito che hanno notato, ma risultano senza testa. Avete questa, perfetto? Adesso funziona. Prova a pigiare, pigiate a vedere se esce il nome. Il mio c'è, perfetto. No, però, esce tu o esce anche? No, piace. Ok. C'è già mio. Perfetto. Prendiamo posto per cortesia che procediamo. Perfetto. Tanto io la mano serve. Difficilmente mi fanno. Jack non va la rete però. Lasciamo neanche a me. Ricorda la bella che no, se no devo chiamare la fretta, no, la relazione ce l'ho sul computer, poi però c'ho il computer che devo finire poi le otto. Allora, e poi ci vedo bene e poi le racconti. Prego, segretario. Dunque, Aleni, Bassi, Belvedere, Bergozzi, no? Bianco, no? Gatti, no? Bossi, Carattoni, Casiraghi, Celestino, Conte, Cormio, Di Matteo, Ibrahim, Mariani, Meloni, Pinci, Nisani, Perego, Pozzani, Rocca, Schiaffino, Schianni, Conceschiavo,
Sì, Bavidas, Sironi, Strano, Testa, Tomellini, Traversa, Livelli. La seduta è valida, possiamo iniziare la nostra assemblea. Non mi pare che dal pubblico ci sia tanta gente, però come è giusto fare, prendere gli accessi al pubblico, 5 minuti intervento, quindi sempre 5 minuti. Vuole intervenire signor Gallino? Allora disattesa la presenza. Ok, buonasera a tutti. Allora vi voglio mettere al corrente che cosa sta succedendo in Piazzale Ferrara. Ho già parlato prima con l'assessore alla sicurezza, se mi ascoltate gentilmente, presidente, perché siamo arrivati al punto che adesso da 3 notti non si dorme. Sono arrivati i rumeni, ci sono le lotte fra i rumeni e gli arabi a chi deve gestire lo spaccio della droga. Allora, stiamo vivendo una situazione a dir poco da morire, perché io ce l'ho sempre sotto la mia finestra, non so che cosa ci fanno vicino al pomeriggio. Pertanto io vi pregherei di prendere nota, perché è un fatto molto grave. Rimarremo con tante persone anziane nel quartiere Mazzini, rimarremo con tante persone abbandonate a loro stessi, non si può uscire di giorno perché questi si scannano di giorno e di sera, non si capisce più niente, sembra di vivere in una guerriglia. Allora, io vi prego veramente, seriamente, di prendere qualcosa, di fare qualcosa, perché è invivibile. Io sono 3 notti che non dormo, l'altra sera ho chiamato i carabinieri alle 4:20, sono usciti subito, bottigliate, sembrava di stare in un far west. Vi prego, grazie, buonasera. Grazie per le segnalazioni. Procediamo dunque allo spazio per la presentazione di interrogazioni e mozioni, ordine del giorno collegati. Perigo, prego. Sì, vi avevo una formulazione da tutta. Posso procedere? Prego, andate a portare. A nome dei gruppi di centro-sinistra volevamo proporre una formulazione a distanza di 24 ore, quella che fu la strage 25 anni fa di Via D'Amelio, dove perso la vita il magistrato Paolo Borsellino, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo De Muri, Walter Di Cosina e Claudio Traina. Sappiamo che ieri l'incontro che è stato quel municipio promosso dall'assessore è stata fatta a memoria di questo momento. Ci pare anche importante che nel momento più istituzionale di questo ente venga ricordato un momento molto drammatico per la storia di questo paese, per le pieghe che sono state poste in luce, quelle che ancora sono da illuminare, di questa vicenda. Una vicenda che è accaduta a centinaia di chilometri da noi, ma che ha allungato la sua mano anche sulla nostra città. Infatti giovedì prossimo si ricorderà la strage di Via Paletta a Milano alle 10 con il sindaco e le autorità. E una strage che ha avuto ripercussioni anche sull'oggi, perché la nostra città è stata scelta da ormai decenni nelle associazioni malavitose di stampo mafioso come luogo dove proliferare e dove avere i propri affari e interessi. Una tematica di questo genere pertanto riguarda le istituzioni di tutti i livelli e volevamo farne memoria perché non si riduca meramente a una ricorrenza vuota, ma che si traduca ogni giorno in scelte concrete da parte di tutti noi che abbiamo un ruolo politico istituzionale all'interno del nostro territorio, perché anche nel nostro piccolo, nel nostro territorio, in questa fetta di città, possa essere significativa la nostra resistenza contro questo fenomeno mafioso. Grazie. Grazie, consigliere Perigo. Dunque, se Sironi per interrogazioni e mozioni. Sì, voglio presentare un'interrogazione in relazione a quanto avuto il consiglio scorso, nel senso che io a un certo punto sono intervenuta chiedendo di presentare un ordine del giorno in merito a un punto che era in discussione, non era ancora iniziata la discussione,
vabbè, faccio prima leggere. Dunque, per lo scorso consiglio del 13 luglio la sottoscritta consigliera presentava richiesta di discussione in un ordine del giorno correlato al punto numero 7 in discussione in quella seduta e in quel momento ancora da discutere, in particolare era il documento su Macao. Il Presidente del Consiglio, contestando l'intempestività della richiesta, la rigettava non ammettendo in discussione l'ordine del giorno proposto, che non è chiaro a quale normativa o regolamento il Presidente del Consiglio si sia appellato e quindi ai fini della certezza delle regole interrogo il Presidente circa la normativa di riferimento applicabile. E questo lo faccio perché il consigliere Cormio, che è di maggiore esperienza sicuramente di me, aveva accennato al fatto che l'ordine del giorno possa essere presentato sintanto che il dibattito non è finito. Se viceversa noi stiamo seguendo regole diverse, se per questo possiamo chiarirle in modo da essere certi di quanto si fa. Grazie. Grazie consigliera Sironi. Consigliera Leni. Volevo informare che ha raggiunto il numero minimo di firme la mozione urgente sul Lambretta, dove si chiede di ripristinare la legalità in quell'ambiente, e quindi verrà discussa al Carmine del Consiglio. Grazie consigliere, inseriamo dunque all'ordine del giorno la mozione in forma urgente. Non ci sono altri consiglieri prenotati, possiamo dunque procedere all'approvazione dei verbali delle precedenti sedute. Il verbale del 13, per una mozione volevo o per il verbale? Per il verbale. Per il verbale. Prego. Dunque io ho anticipato comunque via mail le mie osservazioni che spero di avere. E lei ce l'ha, segretario? Ce l'ha anche? Allora, innanzitutto, dunque io avevo chiesto nel verbale precedente una precisazione in merito a una mozione che avevo presentato sull'allagamento della via Massarani. È stato erroneamente scritto sull'allargamento della via Massarani, ma vabbè, insomma, questa è una. Com'è? No, sì, no, nel senso, è bene che rimanga scritto in modo corretto. E poi avevo chiesto che si inserisse appunto quanto accaduto in merito alla presentazione dell'ordine del giorno e al suo relativo rigetto. Dovete perdonarmi, sono dimenticata a casa di occhiali, non riesco a leggere quello che ho scritto. E, solo per le ragazze, solo per le ragazze. Grazie. Oh, meraviglia, grazie. Sono a raggi X questi, mi dico interessante. No, perché io l'avevo scritto in rosso ma l'ho stampato in nero e quindi adesso lo devo andare a ricercare. Il colore non io. Giustamente, brava. Dove cavolo è? Vabbè, insomma, il punto comunque è questo relativo alla. Eccolo qua. Sironi propone una serie di emendamenti a testo presentato in relazione. E chiede di presentare un ordine del giorno. Il Presidente del Consiglio Strano respinge la richiesta sostenendo che si sarebbe dovuta proporre all'inizio della seduta di consiglio. Questo è quello che chiedevo di inserire. Grazie. Grazie. Consigliere Silva. Lei ce l'ha già. Perché devo uscire? Grazie. Grazie. E ci vedo. Si riprenoti? Proviamo. Ora. Grazie Presidente, buonasera, buonasera colleghi, buonasera la cittadina presente qui in aula. Due cose. Ho fatto una trascrizione del mio secondo intervento che vorrei che venisse allegato al verbale e poi volevo chiedere un emendamento, una correzione al verbale perché non è corretto. Io ho partecipato al voto ma non mi funzionava, l'avevo detto, l'avevo fatto notare, invece figuro qua come assente. I votanti a favore quindi non sarebbero più 13 ma 14, perché la mia relazione del mio secondo intervento è proprio nel merito della coerenza della mia linea comportamento in funzione a questa mozione. Cioè,
Grazie. Grazie, consegniamo l'allegato. Se non ci sono obiezioni alle integrazioni all'allegato proposto, metterei in votazione il verbale così integrato. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 22 più 1 Conte, favorevoli 20 più 1 Conte, astenuti 2, verbale è approvato. Passiamo alle comunicazioni del Presidente e come avevo anticipato al Consiglio scorso, oggi l'assessore Schiaffino ha una comunicazione, cedo questo spazio all'assessore per una comunicazione relativa al centro civico di Viale Ungheria. Come sapete si è avviato concretamente il percorso di lavoro interno al municipio sul tema della funzionalizzazione del centro civico di Viale Ungheria 29, che è stato inserito nel piano periferie come opera singola inerente al nostro municipio. Dopo le iniziative che ho promosso a livello di giunta, abbiamo ritenuto opportuno, su sollecitazione anche del consigliere Cormio, di costituire un gruppo di lavoro trasversale e ristretto, in cui sono costruito da tre consiglieri di maggioranza, da me coordinato in quanto delegata sul piano periferia, sul delibero del consiglio di municipio, dal consigliere Casiraghi, che abita e risiede nell'ambito territoriale di interesse, e dal consigliere Mariani per la maggioranza, dal consigliere Cormi e dal consigliere Melloni per la minoranza. Questo gruppo di lavoro si è riunito per la prima volta il 28 giugno direttamente sul posto, perché abbiamo ritenuto anche di utilizzare da subito, cioè di, anche noi per primi, di utilizzare il centro civico per una prima riunione di presa d'atto dell'inizio dell'attività. Abbiamo insieme esaminato il primo esito della raccolta dei questionari, che è stato comunque non marginale. Come sapete, o forse non l'hanno già detto, però comunque lo dico stasera, il consigliere delegato al piano periferico Nico Mazzali, in un contatto che ho avuto con lui, ci ha consentito di lavorare più a lungo sul tema della funzionalizzazione, anche perché in sede di conferenza dei presidenti svoltasi a giugno, alla quale ho partecipato su delega del presidente Bassi, delegata proprio al piano triennale delle opere pubbliche, l'assessore Rabaiotti ha confermato che fino al mese di settembre nessun progetto del piano triennale con priorità 2018 verrà preso in considerazione, quindi gli uffici di fatto non lavoreranno sul tema. Quindi il fatto di chiedere a noi un'accelerazione era di fatto inutile, perché non avrebbe portato nessun vantaggio nell'iter dello sviluppo del progetto. Quindi ho convenuto con Mirko Mazzali di prenderci tutto il mese di settembre, quindi questo non è per non fare il lavoro ma per farlo, quindi per consentire di rilanciare anche il coinvolgimento dell'utenza nel mese di settembre, che è un mese vivo, cioè non certamente nella fase di chiusura dell'attività sociale ma all'inizio, in modo da dare anche al gruppo di lavoro il tempo di un lavoro di merito condiviso. Chiaramente il lavoro del gruppo di lavoro poi approderà in una commissione consigliare specifica convocata ad hoc, e quindi tutti sapete chi sono i componenti, quindi ciascuno può chiaramente collaborare con il suo collega di partito o conoscenza, insomma, per avere le informazioni che lo interessano. Il lavoro poi approderà in una commissione specifica a settembre. Intendiamo riaprire l'uso del questionario e anche ripensare come utilizzarlo. Ho tentato di organizzare, lo dico così a tutti, lo dico anche chiaramente al gruppo di lavoro, ho contattato l'ingegner Frezza per vedere se si riusciva a fare un ulteriore incontro con lui prima di andare in vacanza. L'ho inseguito per tutta la settimana, però ho saputo oggi dal sottosegretario che Frezza va in ferie settimana prossima, quindi obiettivamente mi sembrava più preoccupato di chiudere piuttosto che di aprire questioni. Comunque l'ho mandato una mail per prenotare la sua disponibilità appena riaprirà l'attività. Limite il gruppo di lavoro, chiedo di cortesemente di fermarci un attimo per condividere tra di noi quando noi almeno ci siamo dopo le vacanze, in modo da blindare Frezza appena arriva, a partire subito con l'inizio dell'attività sociale.
Questa è un'informazione dovuta, ho già accennato, approfittando della presenza di Mirko Mazzari alla commissione sulle case bianche, di anticipargliela informalmente, poi ovviamente farò una commissione formale che dirà anche a lui le cose che vi ho comunicato questa sera. Questo è dovuto al Consiglio. Per quanto approfitto però di avere questo spazio di comunicazione per informare che il bando di accreditamento dei CAG che il Comune aveva intrapreso si è concluso e sono stati riaccreditati per noi i nostri 3 CAG. Notizia magari non è particolarmente eclatante, però confermo che hanno anche avuto l'affidamento della quota base. La quota progetto invece, che sul bando comunale è stata prorogata a fine luglio, ovviamente è ancora aperto il bando, quindi ulteriore, però la notizia vera è che abbiamo ancora 3 CAG attivi, che non era proprio così scontato. Questo ve lo devevo per opportunità di conoscenza. Grazie Assessore, Presidente Bassi. Due cose rapide, ieri ho sentito l'assessore Maran riguardo al progetto di affidamento del cosiddetto boschetto della Trotta. Mi ha offerto e ho preso subito la palla al balzo la possibilità di vedere la proposta che sta già avanzata sulla quale hanno lavorato a livello centrale. Ho preso contatti con l'architetto Tancredi. Non c'è, come potete immaginare, il tempo per organizzare una commissione, anche perché le convocazioni sono già state fatte e i tempi sono molto ristretti. Sono in attesa di sapere quando la prossima settimana l'architetto sarà a disposizione. A quel punto, invece di avere una situazione privata, gli ho proposto di fare una cosa aperta anche ai consiglieri e ovviamente ristretto che si può svolgere presso il nostro ufficio, quindi sarà una riunione di lavoro e non una commissione chiusa ristretta ai consiglieri, presumo su un tema di questa rilevanza, visto che ci ha visto impegnati tutti magari in modi diversi, attraverso modalità e forme diverse, ma comunque tutti sufficientemente concordi nel fatto che quello è un problema di città, una debolezza del nostro territorio, quindi ho ritenuto che fosse di interesse del Consiglio poter avere modo di vedere questo progetto in anteprima. Quindi ci sentiamo via mail per concordare il giorno e l'ora, che presumibilmente sarà, però ripeto, non è confermato, dalla metà della settimana prossima, quindi probabilmente giovedì. Ieri, ma se no comunque ci sentiamo giovedì. Grazie Presidente. Procediamo dunque ai punti in discussione dell'ordine del giorno. Come primo punto abbiamo l'approvazione della relazione del Presidente del Municipio, ex articolo 93 bis del regolamento dei municipi. Come disciplina di trattazione di questo punto, giusto specificare all'inizio che non è possibile emendare il documento, è possibile discuterne, è possibile allegare qualora ci fossero degli allegati da presentare, ma non è possibile modificarlo. Dunque lascio possibilità di discussione al Presidente Bassi. La relazione iniziale. Leggo il documento. No, sto scherzando. Non ci crede nessuno. Non lo rileggo, l'ho già fatto per sommi capi nel consiglio di fine giugno, come da regolamento. Siete stati bravi in questo caso perché ho visto altri colleghi che sono arrivati più lunghi, quindi stavolta abbiamo rispettato perfettamente quanto stabilito dal regolamento, nonostante, come ho già anticipato, questo articolo sia una di quelle cose che appare un po' particolare nella sua formulazione. Questo detta anche di altri presidenti di municipio. Non ho
aggiungo molto altro rispetto a quanto detto e rispetto a quanto avete avuto modo di leggere, anche perché, come ricordava giustamente il Presidente Strano, questa è una reazione e quindi di conseguenza come tale va presa. Alcune considerazioni veloci di contesto. Operare nel primo anno dell'istituzione dei nuovi municipi oggettivamente non è stato semplicissimo. Questo non per colpa di qualcuno o qualcosa, ma perché le nuove procedure, la nuova organizzazione inevitabilmente ci ha posto e in parte ancora ci pone di fronte a tutta una serie di interrogativi e di interpretazioni diverse della necessità comunque di avere un supporto e un confronto con gli uffici, con il settore, anche semplicemente per capire come procedere su determinate questioni. Quindi obiettivamente il contesto è diverso rispetto a quello al quale eravamo tutti abituati dei vecchi consigli di zona. Questo si è riverberato molto anche sulla gestione e erogazione dei fondi, dove ci sono state delle differenze che sembrano soltanto formali, ma che invece sostanzialmente hanno cambiato le modalità operative, creando delle difficoltà, degli allungamenti dei tempi, ingrippando alle volte determinate iniziative e causando, se vogliamo, dei piccoli problemi di adattamento anche agli interlocutori con i quali normalmente abbiamo a che fare, con l'associazione, con le cooperative, insomma con gli enti che normalmente hanno a che fare con il centramento cittadino. Anche loro, alcuni, diciamo, hanno metabolizzato benissimo il cambiamento, si sono adeguati molto rapidamente, con molti altri invece le cose marciano con una lentezza maggiore. Ci sono poi determinati aspetti che devono ancora essere proprio, che devono ancora partire. Come sapete, il regolamento dei municipi prevede la costituzione dell'osservatorio sulle municipalità. I membri dell'osservatorio sono stati indicati, ma lo stesso non sembra il MIT. E questo testimonia il fatto che comunque le tempistiche sono più lunghe di quelle che si possono immaginare. La conferenza dei presidenti invece marcia a pieno regime, a volte anche troppo, nel senso che le convocazioni sono piuttosto ricorrenti e questo da un lato testimonia il fatto che ci sia molta carne al fuoco, dall'altro il fatto che l'impegno e il lavoro non manca. All'interno del contesto c'è stato anche un problema legato al personale, anche questo è un problema che non riguarda soltanto il nostro municipio, ma tutti i 9 municipi, sia pure con differenze, con gravità maggiori o minori. Noi non siamo quelli che sono messi peggio, non siamo quelli che sono messi meglio, ma comunque in qualche maniera anche questo aspetto è andato a incidere sull'avvio del tutto, anche perché è opinione condivisa tanto da tutti i colleghi trasversalmente, quanto anche dai funzionari e dai dirigenti che fatti i municipi, insomma, bisogna anche procedere con il personale, con le strutture, con tutto quello che normalmente ci dovrebbe essere in circostanze di questo tipo e che ancora non c'è, quindi ci auguriamo che progressivamente possa esserci. Chiudo con ricordando, visto che appunto è passato un anno più o meno quasi esatto dall'avvio del nuovo mandato amministrativo, che è nuovo, come dicevo prima, in tutti i sensi,
anche per una riflessione sul fatto che per la prima volta in maniera corposa la città ha buona parte, cioè la maggioranza dei municipi, delle zone decentrate di un colore politico all'amministrazione comunale di un altro. In questo primo anno, nonostante queste differenze, credo che si sia riusciti a raggiungere un rapporto di collaborazione fattuale discreto, fatte salve le eccezioni sulle quali non entro perché non mi sembra il contesto, mi sembra che per buona volontà di tutti si mettano davanti le necessità e le cose da fare e si lasciano indietro magari altri aspetti più divisivi, pur mantenendo ognuno le proprie identità. Nel nostro caso sicuramente il rapporto è migliore rispetto ad altri municipi di colori differenti, pur mantenendo assolutamente ognuno la propria identità. Questo vale per la giunta comunale, sempre a parte salve le eccezioni, e per il sindaco con il quale si riesce bene o male ad avere un rapporto di interlocuzione abbastanza soddisfacente. Grazie. Presidente Di Matteo. Grazie Presidente. Io intervengo per le dichiarazioni di voto, altrimenti il Presidente. Si sente? Niente, per niente. Sì. Cioè, forse troppo alto. Prova. Sei troppo alto, ragione. Cioè, grande la laurea, è troppo alto. Si sente? Ti ha ucciso. No, sto dicendo, intervengo per la dichiarazione. Ti puoi abbassare? Al documento letto dal Presidente adesso. Volevo soltanto sottolineare che è passato un anno da quando noi siamo in questo municipio. Abbiamo trovato tante difficoltà perché, essendo la riforma dei municipi approvati dalla vecchia legislatura, non ancora completata, perché non è che la riforma dei municipi è completata. Siamo in grosse difficoltà, come ha spiegato anche il Presidente nella relazione. Aspettiamo un segnale da parte del Comune di Milano che la riforma dei municipi viene completata, viene data una maggiore autonomia, spero che non è che riguarda tutti i municipi del Comune di Milano, e quindi spero che questo anno noi abbiamo avuto difficoltà anche nel finanziamento, nelle deleghe, di capire qual era il ruolo veramente del municipio, e siamo stati bravi anche a capire quali erano le nostre deleghe. Abbiamo fatto qualcosa per portare avanti i progetti che erano vecchi e quelli che erano nuovi. Si poteva fare di più, però non dipende solo da noi, ma dipende sempre dal Comune di Milano. Nel bene e nel male noi siamo sempre sotto il Comune di Milano, ci dà le direttive, ma non abbiamo ancora quell'autonomia che tutti quanti noi, chi era nella vecchia legislatura, quando è stato fatto il parere per i municipi, ci aspettavamo che anche i municipi avevano un'autonomia come quelli negli altri città principali di Milano, d'Italia, come Roma, come Bologna. Quindi però è rimasto una riforma un po' ferma. Quindi aspettiamo che noi possiamo in qualche modo avere quelle deleghe che il regolamento ci assegna, e per il prossimo anno quindi possiamo fare qualcosa di più rispetto a quello che abbiamo fatto quest'anno. Quindi noi votiamo a favore per questo documento, e quindi penso che nel prossimo anno cerchiamo di poter migliorare quello che quest'anno abbiamo fatto. Grazie Presidente Di Matteo. Presidente Conte. Chiaramente in ordine un po' pensiero che non sono in forma. Vorrei ripetere le cose che ho detto un anno fa dopo due mesi di insediamento, però rivedo nelle parole del Presidente Vassi quello che
in realtà vorrei dire, cioè forse perché vengo dalla sua scuola da 5 anni, diciamo che è stato un anno di grandi sfide, tutte le difficoltà che ci sono arrivate con il nuovo regolamento, con la costituzione dei nuovi municipi, noi le abbiamo trasformate in sfide e abbiamo cercato il migliore dei modi di affrontarle e superarle. È vero che alcune tematiche, soprattutto poi tradotte in alcune commissioni, fanno ancora un po' fatica, ma io stesso, come dissi qualche mese fa, fatica a capire alcuni funzionamenti, però tante altre, in tanti altri settori, in tanti altri ambiti, noi abbiamo avuto notevoli risultati e successi. Il lavoro della giunta e del presidente è stato ottimo, perché comunque è una giunta che lavora nel migliore dei modi. Io ringrazio anche il presidente e il vicepresidente del consiglio, che comunque hanno avuto modo di affrontare delle sedute abbastanza intricate e complesse, e ringrazio tutti i consiglieri sia di maggioranza che di minoranza, perché comunque si è lavorato ed è stato un anno sperimentale, ma io penso che tutta la consigliatura sia sperimentale, proprio perché, come ha detto il presidente Di Matteo che mi ha preceduto, ancora non si sono formati tanti aspetti. Non posso far altro che, anche come gruppo, approvare questo documento, e soprattutto perché il presidente, insomma, perché grazie presidente Conte. Presidente Casale. Sì, grazie, buonasera a tutti. Allora, quello che ho avuto modo qualche altra volta di accennare è che magari a volte sono venuto fuori un po' di più nella riunione dei capigruppo, nelle varie chat dei capigruppo, quando rispetto alla, tra virgolette, a volte confusione che sembra essere, che sembrano determinare certe nostre scelte, vorrei precisare che appunto non è proprio sempre così, che non si sia perfetti, per carità, nessuno lo è, che però oggettivamente qui, soprattutto chi è vecchio consigliere, cioè chi ha vissuto la struttura del consiglio di zona, si è ritrovato proiettato in una dimensione totalmente nuova, credo che possa, se si applica onestamente, culturalmente onestamente, possa riconoscere che stiamo veramente affrontando una situazione molto molto impegnativa, molto nuova, ricca di sfide, come ha detto la capogruppo della Lega Conte, e che ci stiamo mettendo tutto l'impegno possibile e immaginabile. La riforma votata dal centro-sinistra, dalla giunta delle Pesapia precedente, ci trovava comunque allineati con quell'accordo dal punto di vista del fatto di dare più autonomia, più potere, più possibilità di intervento ai municipi, alle zone, un po' di municipi sul territorio, però di fatto era un contenitore che piano piano stiamo cercando di riempire, e che onestamente a volte anche da parte della minoranza interna a questo consiglio ha visto degli aspetti positivi, ha visto degli aspetti negativi. Altro aspetto, tra virgolette, da non trascurare, il fatto che ci sia una sorta di situazione di anatra zoppa, no? Comune a un certo tipo di maggioranza, alcune zone non lo sono, non sono nella stessa direzione, per cui a volte magari la comunicazione non è propriamente la più facile, la più semplice possibile, e anche gli intendimenti, perché è chiaro che se le sintonie, le onde non sono in sintonia, la trasmissione viene decisamente disturbata. Detto questo, invito
davvero a valutare l'ambito della minoranza, anche, anche noi tutti della maggioranza a valutare positivamente questo anno di lavoro, dove tanto è stato fatto, alcune cose sicuramente possono essere state fatte male o comunque possono essere, non aver ritrovato, non aver trovato un riscontro, una chiarezza immediata, ma sicuramente sono state tutte indirizzate nell'anda, sulla linea di dare davvero a questo nostro municipio, a questa istituzione locale, la possibilità reale di stare più vicino possibile ai cittadini. Ripeto, la non conformità delle maggioranze, questa cosa qui a volte mi frustra, perché sapevo benissimo che su, l'ho detto una volta nello scorso consiglio, citando Maiorino, la Cozza e la Tagliani, sappiamo benissimo che a volte non abbiamo dei riscontri, nel vero senso della parola. Sappiamo che indubbiamente la linea politica è diversa, però credo che tutti, già la nostra posizione, teniamo davvero al fatto che il municipio possa essere realmente al servizio dei cittadini a prescindere dal proprio comando. Per cui invito tutti, come mi sembra più o meno sia stato in questo primo anno, la maggioranza di impegnarsi ancora di più a portare avanti la costruzione di questa architettura, di questa nuova istituzione, e la minoranza a essere magari qualche volta un pochino più positiva, tendenzialmente, visto che poi hanno un canale preferenziale di fatto reale, esistente, rispetto alle scelte del comune centrale, e che a volte ci mettono in difficoltà, magari qualche volta potrebbe essere fatto qualche suggerimento rispetto alla base da, che possa essere magari ascoltato e condiviso un pochino di più a livello centrale. Grazie. Grazie. Presidente Traversa. Grazie per la Presidente. Grazie. Presidente del gruppo. Sì, no, aspettavo che ci fossero gli interventi di tutti i membri della maggioranza, a quanto pare Rocca non si è dileguato. Allora, dileguato nel senso che pensavo che prima ci fossero loro come consuetudine. Finalmente ho scoperto cosa vuol dire, perché ho visto che qualcuno mi ha usato per cortesia. Siete informati, meno male. Allora, volevo dire quello, ovviamente invece il mio è un intervento che non è invece sul versante di quelli che abbiamo appena ascoltato, anche perché se confronto deve essere, io credo nei confronti costruttivi, cioè non ci serve niente dire quanto siamo stati bravi, se siamo stati bravi. Io trovo che questa relazione abbia principalmente una grande pecca, oltre a contenere parecchie inesattezze, visto che non si può emendare, dobbiamo semplicemente dire il nostro parere. Il problema è che qui vengono sostenute iniziative, relazioni, collaborazioni, sia parole che un grande florilegio di questi termini, quando spesso e volentieri si trattano di patrocini. Patrocini, chi si nega il patrocinio? Sono patrocini, poi si vantano collaborazioni con situazioni incredibili, quando così non è. Vi faccio anche altri esempi. Si parla di grande attenzione di lavoro con le biblioteche, soprattutto quella di Calvarate, anche perché con Oglio proprio non ho visto niente. Allora, perché dico questo? Perché non intravediamo progettualità, ed è quello che abbiamo sempre detto fin dal primo giorno. Non intravediamo progettualità all'interno delle iniziative che andiamo a conoscere verificando le sue delibere di giunta, perché non c'è altro modo grazie a questo meraviglioso regolamento del municipio. Quindi non ho sentito che gli altri spiegano di là. Quindi, non essendoci progettualità, si è fatto un lavoro di recepire quello che arrivava, e quello che arrivava la maggior parte delle volte, tre quarti della casistica, sono questioni di cose che erano già in ballo da molto tempo, da anni. Quindi io non vedo
chissà quali grandi iniziative messe in atto e continuità nelle iniziative. L'unica cosa che ho visto è quella di Corbetto Libri. Sono molto contenta di questo, perché proprio l'anno che hanno chiuso la Feltrinelli, l'anno scorso abbiamo fatto un grande lavoro come giunta precedente con l'associazione, abbiamo chiedendo di mettersi in associazione, ossia abbiamo seminato molto bene, è questo che io intendo. C'è stato, quando si lavora insieme si raccolgono i frutti e si proseguono perché si ammette che le cose sono state fatte bene. Quindi anche Corbetto Libri è una cosa appunto che doveva nascere, e sono contenta che questo municipio l'ha recepita, l'ha finanziata ed ha rinnovato ancora il suo finanziamento, quindi noi siamo molto soddisfatti di tutto questo. Mentre non siamo soddisfatti ad esempio sul versante cinema, in questa relazione si dice addirittura che il Giardino delle Culture prosegue una buona collaborazione e sono state sostenute diverse iniziative con l'associazione che lo gestisce, non ci risulta, come ad esempio il cinema all'aperto. Ma se ancora adesso mi scrivono che non c'è stato nessun cinema all'aperto, al cinema, al Giardino delle Culture, quindi qual è il giardino, la rassegna di cinema all'aperto sostenuto al Giardino delle Culture? Lo leggo a pagina 3. Faccio un esempio perché ovviamente sono quelli più scottanti per quanto riguarda il mio tipo di provenienza. Vogliamo parlare di bandi andati deserti? Vogliamo parlare di situazioni che non sono state per niente positive, anzi hanno riscontrato una grande delusione da parte dei cittadini. Voglio dire questo, certo che nessuno è perfetto, ma una relazione del genere che è solamente piena e si vanta di situazioni super positive, senza invece fare il punto di quali sono state le criticità, di quali sono stati invece i rapporti e le azioni, che è importante rivedere, ricostruire, costruire. Questa sarebbe stata una reazione costruttiva. Di questo foglio ce ne facciamo ben poco, basta andare a guardare appunto l'elenco delle delibere. Mi dispiace quindi di leggere queste cose, quindi ovviamente il voto di Sinistra per Milano sarà rosso rispetto a questa votazione. Un'ultima questione, io credo che veramente appunto abboniamo i primi sei mesi proprio perché l'eredità del nuovo regolamento ha lasciato tutti in difficoltà, in confusione. Ho finito, però io credo una cosa e vi prego colleghi di riflettere su questo. Parlo di scollamento tra i presidenti di commissione e la giunta. Una giunta che ha deliberato spesso e volentieri a metà, due assessori, il presidente con un assessore spesso quello esterno alla nostra zona, che non conosce neanche la nostra. Quando se ci fosse un rapporto costante e reciproco tra i presidenti di commissione e la giunta, io credo che malgrado questo regolamento si potrebbe intessare un rapporto estremamente positivo. Non verremo a sapere di cose avviate o in itinere da fuori, ma l'avremmo saputo all'interno di un rapporto di comunicazione e di reciprocità tra le commissioni e la giunta, e questo regolamento non lo nega. Grazie. Grazie Presidente Rocca. Sì, grazie. Io sarò brevissimo. Ovviamente il gruppo Unito e Compatto di Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale voterà a favore. Ma io penso che questa relazione sia un chiaro riassunto dell'attività svolta quest'anno, in piena coerenza con il DUP. Tra l'altro comunque vengono specificate tutte le gran parte delle problematiche esposte in tema di sicurezza e invece tutte le problematiche che comunque abbiamo affrontato anche in collaborazione con la minoranza che sta. Va bene, grazie. Grazie. Presidente Sieroni. Presidente? Del gruppo. Dunque io come sempre faccio la premessa che io personalmente è la prima volta che partecipo a questo tipo di attività istituzionale, per cui
sto osservando, peraltro sono anche gruppo 5 Stelle che comunque è relativamente nuovo come, come presenza in, in questo municipio, sicuramente di data inferiore a, a quella di tutti gli altri, quindi sono un osservatore, mi piacerebbe essere considerato quasi un arbitro in questa situazione, nel senso che spesso siamo costretti ad assistere a, a recriminazioni tra maggioranza e opposizione che non ci riguardano, che sono frutto di magari storie vecchie, anche perché poi quello che è accaduto è che la consigliatura scorsa era la sinistra e ora è a destra, e spero che man mano che ci introdurremo nel vivo del, di questa consigliatura scordandoci il passato, voglio dire, cioè, insomma, speriamo di riuscire a lavorare guardando avanti, eccetera. Nel merito di questa relazione, obiettivamente io riscontro che nel momento in cui cita cose fatte, a mio avviso dovrebbe citarle tutte, perché se no finisce che non si capisce quale criterio sia stato adottato per scegliere alcune cose piuttosto che altre. Ne cito una proprio così a, al volo, perché sono, è relativa alla commissione che seguo io, una delle commissioni che seguo io, sulla viabilità, per esempio, si dice: è stato deliberato il seguente provvedimento viabilistico, realizzazione di dissuasori di velocità relativi al tratto Pizzolfasso, angolo Cassinari, eccetera. Però in realtà è stata deliberata anche la, la posizionamento di dissuasori in un'altra via, la via Rosselli, ma ancora più importante è che è stata deliberata la revisione della viabilità del piazzale Bologna, che mi sembra una cosa molto importante perché è un nodo cruciale nel nostro municipio, è un punto di traffico molto intenso, mal gestito, che non dipende solo dalla segnaletica, ma che dipende proprio dalla viabilità nel suo più grosso contesto di intesa, tanto che c'è quel famoso progetto della Paolese, la mia antichissima interrogazione di cui risale a quasi un anno fa in merito proprio alla viabilità, eccetera, e stanno arrivando adesso, stiamo arrivando al concreto. Per cui non, per esempio, segnalare la nostra delibera in merito alla viabilità di Piazzale Bologna, secondo me è un peccato, proprio perché si ricollega all'abbattimento per esempio del cavalcavia e di tutta la riorganizzazione della viabilità. Per cui ecco, secondo me, come si suol dire, è un po' farraginosa. Non riesco a capire quali sono stati i criteri adottati per inserire delle cose e non inserirne altre. Grazie. Grazie Presidente Sironi, rilevo positivamente che ci sono dei meriti che non sono stati inseriti e quindi andrebbe ampliato l'elenco delle cose positive a questa relazione. Consigliere Belloni. Sì, grazie Presidente. Io sarà un intervento abbastanza rapido. Allora, in realtà sono stata in gran parte anticipata dalla consigliera Traversa, perché io guardavo, leggendo dopo aver letto insomma la relazione, avevo dei punti di domanda sui servizi culturali, perché quando si parla di cinema in realtà vedo appunto che si parla di pochissime realtà, il cinema è presente, ci sono diversi cinema nella nostra zona e qua si parla solo del Colbe e poi della Cuccagna, che in realtà non è un cinema ma ha fatto una rassegna cinematografica che è altro. Naturalmente vedo che in realtà abbiamo fondamentalmente abbiamo, è stata dalla giunta e dal consiglio, è stato dalla giunta fondamentalmente, sono stati sostenuti dei progetti, dati dei contributi, ma non sembra che siano mai state sollecitate delle iniziative. Si parla di appunto quella del Colbe, ma non vedo che insomma siano nate dalla giunta o dal consiglio. Quando si parla, poi mi chiedevo, ho letto del bando del cinema per la rassegna del cinema del Giardino delle Culture, ma non so che esito abbia avuto questo bando e quindi mi chiedevo anche questo. Poi sono rimasta un po' perplessa, come già quando è accaduto, quando si parla della giornata della memoria celebrata nella data ebraica che è caduta ad aprile, io onestamente non sapevo che ci fosse una data diversa. Una data ebraica diversa perché si celebra solo in Israele, ma no,
nel resto del mondo non c'è questa celebrazione. Abbiamo deciso noi quest'anno di fare, il municipio 4 in particolare ha deciso di fare questa interpretazione e di celebrare in una data diversa da tutto il resto d'Italia, una cosa molto particolare, del mondo, sì, non d'Italia, una cosa molto particolare. Poi ho letto anche della celebrazione presso il ciclo in memoria di Alfredino Winter, ma vorrei sottolineare che questo ciclo è stato comunque posato dal Consiglio di Zona 4. È vero che non ci sono state celebrazioni successive, ma il ciclo è stato posato dal municipio e quindi in realtà qua insomma è descritta come una cosa assolutamente dimenticata, ma la posa è stata fatta dal municipio, dalla Zona 4 e quindi deliberata dal centro-sinistra. Sui servizi sportivi ho dato onestamente un'occhiata. Quando parla della giornata di atletica avrei voluto che sentirne parlare di più in commissione, perché non se ne è praticamente mai accennato, è una novità per tutti. E questo è naturalmente, non si parla neanche di sede, dove avverrà, come avverrà, insomma c'è un accenno a questa giornata ma senza grosse specifiche, e questo mi riporta al fatto che questo avviene su moltissimi punti, nel senso che noi veniamo informati qui con questa relazione di tanti incontri, di tante decisioni prese di cui noi non eravamo onestamente a conoscenza. Si parla anche, una cavolata, ma ne abbiamo parlato in commissione, dell'area cani della Mobility Dog, ne abbiamo parlato in commissione, adesso leggo che c'è stato tutto un lavoro successivo a cui noi non siamo più stati messi al corrente. Quindi quando si parla di collaborazione fattiva, insomma, credo che ci siano dei limiti in questa collaborazione fattiva tra le due parti. Mi sembra che delle decisioni, insomma, si accenna qualcosa, poi vengono trattate più ampiamente al di fuori e le commissioni non vengano assolutamente messe al corrente di nulla. Poi invece quando si parla dei servizi alla persona, noto che non è stato inserito il tavolo sociale di Ponte Lambro, in effetti non c'è stata grande partecipazione della maggioranza, forse a una sola seduta del tavolo, tutte le altre non sono state prese in considerazione, quindi in effetti forse è anche corretto che non venga nominata, non venga nominato da voi. Poi un altro accenno veloce alla viabilità locale, vedo che ci sono pochissime cose, nel senso che c'è un'osservazione sul TPL e una critica alla delibera sulla LEZ, ma di attività che partono dal municipio davvero poche. Credo che questo sia un argomento su cui il municipio può dire molto, avendo una conoscenza profonda del territorio, che forse sul centrale, infatti si sottolinea quando si parla anche della criticità del percorso, del cambiamento del percorso della 45 o sul percorso del tram 27, questo sta proprio a significare che forse in centro conoscono meno questi percorsi e le loro criticità, quindi sarebbe anche più logico da parte nostra intervenire maggiormente. Per tutto questo il nostro gruppo ha deciso di votare contro alla. Grazie. Presidente Vigante. Sì, grazie, non aggiungo nulla a quanto ha detto la consigliera Meloni. Quello che volevo fare era fare un po' delle riflessioni. Intanto dire alla consigliera Sironi che è la sua prima esperienza, spero che le stia piacendo, perché comunque per me la prima esperienza in consiglio è stata notevole, mi ha insegnato tantissimo. Ma forse non sa cosa sono i consigli conflittuali, perché le assicuro che definire questo un consiglio conflittuale... Non l'ho definito. Sì, abbiamo le nostre dialettiche, i nostri confronti, ma devo dire che da noi c'è piena disponibilità a collaborare. Poi è ovvio che, come ho detto anche allo scorso consiglio, quando si arriva su determinati punti politici, ci sono i limiti delle differenze politiche. Invece, per quanto riguarda la relazione, volevo dire che il nostro voto contro vuole essere proprio uno sprone e un invito, perché noi sentiamo tantissimo la distanza tra la Giunta e il Consiglio, ma la sentiamo veramente tanta.
e molto, e tutte le attività appunto decise dalla giunta, deliberate dalla giunta, è vero, il regolamento lo prevede, non ci sono dubbi, però se si vuole, il regolamento prevede, si delibera, ma il consiglio può essere coinvolto, le commissioni possono essere coinvolte, cosa che qui non avviene mai. Anche lo sforzo di farci mandare le delibere di commissioni, non solo le delibere di giunta, non solo l'elenco, e dire lo so che vengono pubblicate sull'albo pretorio, lo so che poi posso andare a scaricarle, però sarebbe un gran segno di attenzione verso i consiglieri, ma non solo verso la minoranza, anche verso i consiglieri di maggioranza, poter avere modo di vedere cose che non si discutono. In passato in consiglio di zona si discutevano tutte le delibere, quindi comunque si sapeva cosa si deliberava, poi dipendeva dall'attenzione che il singolo consigliere aveva. Adesso invece le delibere di giunta proprio passano, vanno, e uno deve andare a cercarsele. Quindi oltretutto io devo dire, come ho detto prima, che in realtà in consiglio, ma anche in conferenza dei presidenti dei gruppi, collaborazione, condivisione ce n'è, poi ogni tanto abbiamo da discutere, ma c'è una volontà di esserci, di condividere, e anche da parte della maggioranza verso di noi c'è attenzione. Questo distacco è verso la giunta, visto che la relazione di attività è della giunta, vuole essere proprio questo voto un invito sia a essere più progettuali, a costruire di più voi e aspettare meno che le cose arrivino, sia a condividere un po' di più con noi del consiglio. Grazie. Di Matteo. Grazie Presidente. Allora, Presidente Di Matteo. Avevo soltanto la conoscenza che questa riforma dei municipi l'avete fatta voi. Certo. Grazie ai vostri emendamenti. Dovete ricordarvelo, questa riforma, certo, dei municipi l'avete fatta. Certo, voi. Me la ricordo molto bene. Il potere alla giunta l'avete fatto voi, certo, con il vostro regolamento. Quindi però bisogna anche distinguere, certo, l'attività della giunta con l'attività del consiglio, certo, è giusto, no? Oppure, certo, questo è proprio è amministrativo, non è che lo devo dire io stasera, è l'amministrativo che va, certo. Allora, tutte le cose che passano alla giunta, invito anche voi che avete sottolineato, in nel consiglio comunale di Milano io sfido tutti i consiglieri del comune di Milano se sanno quello che fa l'attività della giunta. Qualcuno di voi prende un consigliere qualunque della vostra maggioranza e dice cosa ha fatto la giunta, cosa ha deliberato, cosa fa la giunta. È importante, lo sanno? No, perché la giunta è un organo a parte e il consiglio è un'altra cosa. Ma poi noi cerchiamo di quello che fa la giunta di portare anche degli argomenti in consiglio, non potete dire di no, questo non potete dirlo. Noi abbiamo cercato sempre di fare delle delibere che la giunta ha fatto, di mettere una certa partecipazione sia alle commissioni che al consiglio. Poi per quanto riguarda il giardino delle culture, Rossella, è vero che ci sono stati dei problemi tecnici, lo sai benissimo, che ci sono state delle cose sul giardino delle culture che non era come quando c'era il consiglio di zona 4, che alcune cose potevano andare in un certo modo. Con il giardino delle culture sono stati fatti degli avanzamenti, sono stati fatti anche dei bandi dove non hanno partecipato, anche la pulizia che prima era a carico del comitato che gestisce il giardino delle culture, adesso è AMS che lo fa, giusto? E anche su questa cosa qua è stato anche il municipio si è attivato su questa cosa. Poi per quanto riguarda la mobilità, noi non è che abbiamo fatto l'elenco di quello che noi abbiamo proposto, perché noi passiamo sempre dal Comune di Milano, lo sottolineo sempre, noi passiamo sempre dal Comune di Milano, non è che abbiamo l'autonomia di dire l'impresa X va a fare la polizia oppure va a fare il semaforo e il rotto, no, noi possiamo fare la delibera e mandarla al Comune, che quella delibera, il Comune, quando arrivano gli uffici tecnici, e il consigliere Gormo lo sa benissimo che sta 15 anni al Comune di Milano, quella delibera lì, se noi come Presidente di Commissione non sollecitiamo, rimangono lì, perché noi non abbiamo un'autonomia, forse è un anno che siamo qua, avete capito che non abbiamo un'autonomia, noi facciamo soltanto una delibera che va al Comune e
poi non è sul documento, nel documento non abbiamo messo tutte le cose che abbiamo fatto sulla mobilità, le segnalazioni in commissione, quante cose, perché non ci sembrava giusto che abbiamo fatto a vice, facevamo un elenco, quindi non ha senso di fare elenco, abbiamo detto soltanto quello che abbiamo in qualche modo fatto con una frase, ma non è che possiamo fare l'elenco. Quindi io penso che sicuramente bisogna avere più partecipazione anche in commissione, e noi l'abbiamo fatto, e non potete dire che quest'anno non abbiamo fatto commissione, l'abbiamo fatto perché rendere partecipe anche la minoranza. Sicuramente bisogna fare ancora di più, però non potete dire che quest'anno noi non abbiamo lavorato bene. Grazie. Grazie. Consigliera Reni. Allora, io sono di quelli che non si è ancora riavuta dallo shock del passaggio. Condivido sul funzionamento, sulle difficoltà che abbiamo come consiglio rispetto alla vita del consiglio stesso e della giunta, quanto diceva Di Gatti. Diciamo che io valuto questo documento quasi un documento tecnico, non politico. Documento politico è stato presentato all'inizio e su quello ci eravamo espressi in senso contrario. Questo tutto sommato lo ritengo l'elenco delle cose fatte in quest'anno, diciamo un atto dovuto, visto che, se non sbaglio, anche all'inizio bisogna fare questa relazione, facciamola, insomma, se non era obbligatoria probabilmente non veniva fatta. Quindi in questa ottica valutavo di astenermi proprio per questa valenza un po' tecnica che ho dato, che do a questo documento e non politica. Grazie. Traversa. Grazie. Giusto per rispondere al collega Di Matteo. Io non ho parlato di iniziativa al Giardino della Cultura. Io ho parlato del fatto che questa relazione contiene delle inesattezze, e in particolare a pagina 3 c'è scritto che ha sono state sostenute diverse iniziative delle associazioni che lo gestiscono, e vorrei sapere quali sono perché non le conosco, e poi il cinema all'aperto per l'estate. Su questo mi sono soffermata, non ho fatto polemiche o cose varie su quello che accade dentro al giardino o meno. Ho fatto alcuni riferimenti di inesattezze riportate in questo documento, e questo è ineluttabile. Non ho voluto cadere nella polemica o cosa, perché tanto poi uno rimane delle sue idee, capisci? Come il fatto della pulizia di AMSA. AMSA fa il minimo indispensabile, ovviamente. Ogni volta che io vi invito, siccome lo frequento spesso, AMSA dovrebbe andare ogni mezza giornata a pulire il giardino in cultura. Giustamente lo fa l'associazione che lo gestisce, però pensare che AMSA ha sostituito l'associazione che lo gestisce vuol dire non conoscere la situazione, capito? Come l'AMSA, la Parche Giardini porta le piante, meno male, bene, siamo felici, eravamo già con questo accordo, già quando abbiamo fatto la cosa, ma non le bagna, perché ci vogliono ore e ore e ore per bagnarle, e quello lo fanno i volontari dell'associazione. Quindi, se vogliamo parlare, io continuo un anno che ne parlo di quella situazione, se vogliamo parlare, io sono apertissima e disponibilissima. Quindi era giusto per dirti, Di Matteo, che cosa... ecco, volevo veramente invitare la collega Bigatti, ha colto anche lei, ha ribadito con altre parole, con forza, quanto avevo già detto anch'io. È un invito a riflettere sulle criticità e a colmare questo scollamento. Uno scollamento che secondo noi è estremamente forte, è stato estremamente forte fra presidente di commissione e giunta. Perché io banalmente, ma l'ho riscontrato con altri consigli, con altri municipi, se un presidente di commissione, non in commissione, pastura, organizza, fa, sbriga, ha la fiducia della giunta, è chiaro che è compreso questo concetto, perché sennò accade tutto, no? Se ha la fiducia della giunta, lui, un presidente di commissione, può benissimo lavorare di concerto con la giunta, perché no? Non è vero che ci sono comportamenti stagni, non è vero, perché anzi, proprio perché noi non abbiamo nemmeno un assessore alla cultura,
come si fa a star dietro a tutte quelle che possono essere le idee, le suggestioni, le cose da costruire e gli incontri da fare in preparazione delle iniziative e non solo star lì a recepire. Come si fa se non c'è questa collaborazione fra presidenti di commissioni, colleghi più interessati a fare certe cose e la giunta? Certo, se la giunta sta nel suo empireo e delibera senza che noi veniamo a sapere più niente, perché le leggiamo su questi fogli di carta, per fortuna veniamo a scoprire delle cose, se no se non ci fossero neanche questi non le avremmo mai sapute, è un peccato. Quindi questa è l'occasione. Questo era il nostro spunto e spero che venga colto. Grazie. Grazie. Se non ci sono altri interventi, farei rispondere al Presidente Bassi. Allora, come è stato correttamente osservato dalla consigliera Denni, questo non è il documento unico di programmazione, quello l'abbiamo già votato, è una relazione annuale e, come ho messo in premessa, è tra l'altro un anno spurio per mille motivi ricordati, l'avvio del nuovo mandato amministrativo, ecc. Di conseguenza qua c'è non tutto quello che si vuole fare come invece c'è nel documento unico di programmazione, ce n'è meno di un quinto, quindi inevitabilmente non si può, come ha fatto qualcuno, chiedersi perché non è un documento di programmazione, non è un atto politico come quello che invece è stato presentato come da regolamento all'inizio del mandato. Quindi è un contesto completamente diverso rispetto a come magari qualcuno ha letto questa relazione. Queste relazioni io per scrupolo, come ho detto anche nella seduta nella quale l'ho presentata, ero anche informato per sapere se ci fossero delle modalità particolari, ma come qualcuno ha giustamente ricordato e osservato, essendo una cosa che obiettivamente non ha molta ragione d'essere, perché non mi risulta che Giuseppe Sala, almeno in questi giorni, stia facendo una relazione annuale al Consiglio Comunale, quindi non vedo per quale motivo sottoscritto piuttosto che con il collega Minniti al Municipio 6 o il collega Piscina al Municipio 2 debbano farlo, soprattutto per quale motivo poi debba essere trasmessa al Consiglio Comunale, il quale non si sa che cosa ne faccia, molto probabilmente niente, però il regolamento dice questo, quindi capite come alle volte nelle pieghe di un regolamento che non è stato scritto, è inutile secondo me andare a riaprire colpa mia, colpa tua, l'avete fatto voi, l'abbiamo emendato noi e cose del genere. Quello c'è, lo stiamo testando, chiaramente ci sono molte altre cose che andranno riviste, sicuramente andranno riviste nel prossimo futuro quando ci sarà l'opportunità di farlo, però finché non si provano le cose difficilmente si riesce a entrare nel merito. Io contesto invece determinate affermazioni su inesattezze, perché di inesattezze non ce ne sono affatto. Le cose che sono state ricordate, che sono state lette, corrispondono perfettamente al vero. Per quanto riguarda il cinema, è stata confermata e ampliata la partecipazione alla rassegna cinematografica su Cinema Montani, vero, è stato realizzato il Cineforum, vero, e non è che, come è stato detto, è perché era soltanto un Cineforum mentre invece ci sono altri mille cinema. Certo, la valutazione su quello che si riuscirà a fare in materia, diciamo, cinematografica, cinema, la si valuta alla fine dei 5 anni, nel primo anno a metà abbiamo fatto queste cose che sono un qualcosa. Il cinema all'aperto era una cosa che volevamo proseguire e che secondo le nuove modalità, perché era tutto molto più semplice una volta quando arrivava l'associazione, ti presentava il pacchettone, bastava fare un ottimo mappa in consiglio votava e veniva stanziata la cifra. Oggi ci sono mille vincoli in più, a partire dai bandi, a partire dalle cose che si sono aggiunte in corso d'opera, perché oggi per le manifestazioni pubbliche bisogna fare anche
tenere anche in considerazione gli aspetti di pubblica sicurezza che una volta non c'erano. È una banalità, mica tanto, nel senso che poi per chi deve organizzare anche badare a questi aspetti, soprattutto quando li legge su un bando scritti in maniera ovviamente burocratica, possono essere degli aspetti che non condividono. La giornata della memoria, vedo che il consigliere Melloni non è andato giù, ma si dovrà abituare perché la rifaremo. Non è stata fatta in alternativa, c'è anche scritto, basterebbe leggere, è vero che il documento è lungo, è stata fatta in aggiunta, per cui il fatto che questo municipio abbia ricordato due volte, non soltanto una, le persone morte nei campi di concentramento non mi sembra una cosa esecrabile che debba essere ricordata, soprattutto se si fosse letto prima di parlare, si sarebbe scoperto che è stata celebrata sia la giornata nella data europea, sia nella data israeliana, è stata fatta due volte, e non in alternativa o in contrasto l'una con l'altra, e penso, ripeto, che non sia nulla di così esecrabile, anzi, la manifestazione della Palazzina Liberty è stata molto bella e vi invito a partecipare magari la prossima volta quando verrà replicata. La distanza giunta consiglio è uno di quei temi ricorrenti in tutte le amministrazioni. Io ho un po' di esperienza nell'amministrazione regionale, ho avuto in passato una discreta esperienza nel funzionamento del Parlamento, e a livello nazionale ci sono deputati che si lamentano del fatto di non avere rapporti sufficienti con il governo, in regione i consiglieri si lamentano del fatto che non si sentono considerati abbastanza dalla giunta. Una volta era così in provincia, poi diciamo è successo quello che è successo, qui non possiamo dire la stessa cosa anche della provincia, ma comunque sarebbe uguale, e fa un po' parte del sistema. La legge Bassanini non l'ho inventata io, e la differenza di ruolo tra la parte esecutiva e diciamo quella tra virgolette legislativa, anche se nel nostro caso non si fanno leggi, è nelle cose e nelle corde. C'è da dire che la trasparenza massima garantisce che comunque tutti gli atti vengano possano essere diciamo di pubblico dominio. Noi in particolare, visto che c'è qua, ne approfitto per ringraziare anche del lavoro anche con lui, il nostro direttore di settore, è tra l'altro una persona da quel punto di vista di una rigidità e di una fiscalità encomiabile, quindi sotto quel profilo della diciamo, trasparenza, pubblicità degli atti, garanzie non soltanto per i consiglieri di opposizione, ma chiunque sia interessato alla cosa, credo che proprio non ci siano dubbi. Io credo che sicuramente si può migliorare, questo vorrei sottolinearlo, nel senso che questo è un punto di passaggio. Ovviamente si sono messe molte cose, non tutte, come ricordato giustamente la consigliera Sironi, se no il pamphlet sarebbe stato assai più corposo, non è il caso. E sicuramente si può migliorare, e indubbiamente lo stimolo è da recepire, però, e il mio presidente di commissione possono testimoniarlo, il mio tipo di approccio è sempre stato quello di cercare di coinvolgere e allargare il più possibile la base di ragionamento, di confronto. Parlo chiaramente con i colleghi della maggioranza, per cui non si può proprio dire che si sia voluto costruire un muro, ci si è chiusi dentro nella torre d'avorio. Probabilmente l'abbiamo comunicato male, probabilmente a livello di lavoro di commissione c'è stata abbastanza osmosi fra i gruppi, però sicuramente rispetto ad altre realtà similari alle nostre, e per appunto credo che i colleghi della maggioranza non possano che confermarlo, la volontà è sempre stata quella di cercare di allargare il più possibile e cercare di bilanciare, di ridurre le inevitabili, ribadisco, differenze, differenze di ruolo che ci sono tra Giunta e Consiglio.
non è una cosa che riguarda il funzionamento del municipio, però a livello di maggioranza ci troviamo due volte al mese tutti, proprio per cercare il più possibile di fare questo lavoro. E soprattutto qua dentro non è, come è stato qualcuno ha detto, una relazione della giunta, no, è una relazione del presidente del municipio, ossia quello che rappresenta tutti. E qua dentro c'è molte cose che sono state fatte dalla giunta, ci sono molte cose che sono state fatte dal consiglio, proprio perché tutto sommato non si marcia in maniera così distante. Ci sono anche delle cose fatte o proposte o suggerite da consiglieri di opposizione che abbiamo recepito e trasformato in pratica, perché per l'appunto non è che viviamo con il muro di il Berlino costruito in mezzo alla sala, non si parla e credo che questo sia una cosa positiva. Da qua si può parlare comunque di fattiva collaborazione della Regione dalla collega Bigatti sul fatto che sicuramente altrove ci sono delle discussioni assai diverse, assai più accese. Io parlavo di fattiva collaborazione anche con l'amministrazione centrale, che ha un coinvolgimento diverso, con cui alle volte ci sono dei momenti di frizione, anche questi sono inevitabili. Momenti di frizione ce li hanno anche all'interno della stessa compagine di governo della città, quindi figuriamoci se non c'è tra centrodestra e centrosinistra, no? Però tutto sommato, in un contesto di questo tipo, che potenzialmente può essere esplosivo, perché ci sono delle competenze, dei poteri da un lato, ci sono delle figure che hanno anche un ritorno pubblico di immagine di un certo tipo, l'atteggiamento non è stato quello di innescare la battaglia lancia arresta con la baionetta innescata sul fucile, anche se probabilmente ci avrebbe portato molto più visibilità, probabilmente avrebbe anche radicato un certo tipo di consenso, ma abbiamo fatto forse quello che è più complicato, ma che è più giusto, ovvero sia andare alle cose concrete e cercare di portare a casa quello che si riesce con tutte le difficoltà del caso. In alcuni casi si riesce, secondo me, discretamente bene, in altri ci sono oggettivamente delle difficoltà, e anche in questo caso, prima di far scoppiare il caso, credetemi, si battono molte strade. Non rivelo nulla di particolarmente sconvolgente, io ho portato il sindaco qualche giorno fa a parlare di alcuni di questi aspetti. Non è che 30 secondi dopo sono andato a raccontare quello che ci siamo detti ai giornali, anche se era una notizia effettivamente, anche semplicemente il fatto che ci fossero visti. Ma non era quello il contesto, cioè non serviva. Serve cercare di riuscire a risolvere certe cose dal mio punto di vista. E quindi questo è il tipo di atteggiamento e quello che c'è qua dentro, che è frutto di molto lavoro. Mi rendo conto, alle volte non evidente, perché tante cose sfuggono, tante cose non passano dalle aule, non perché di volontà o perché noi ci siamo organizzati male, ma perché sono questioni che si affrontano quotidianamente a tanti piccoli pezzettini, a tante piccole puntate. A me ha fatto piacere scriverlo questo regolamento, anche se, come dicevamo prima, è qualcosa di un po' anomalo, perché comunque è stata anche un'occasione per avvolgere il nastro, rivedere dietro tante cose che sono state fatte, vedere anche il lavoro che c'è stato dietro, che non è solo mio, soltanto della giunta. Io l'altra volta ho ringraziato tutti quelli che hanno collaborato, lo rifaccio questa volta ringraziando tutti i presidenti di commissione, tutti i vicepresidenti, tutti i consiglieri da una parte e dall'altra, che in qualche maniera comunque ci hanno messo del loro. È un'opera collettiva, non è un'opera che può convincere tutti, e non mi aspettavo francamente che convincesse tutti, sarebbe stato
avrebbe fatto non piovere ma nevicare, che in questa stagione magari ci farebbe anche piacere tutto sommato, però ribadisco che non è una cosa sulla quale sedersi e metterla sotto il cuscino e sedersi a fare sogni d'oro, è un capitolo di un libro che continuiamo a scrivere, che vorremmo scrivere sempre meglio, quindi ci rivediamo poi alla relazione dell'anno prossimo. Grazie Presidente. Dunque, dichiaro, se non ci sono altri interventi, aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Conte non va o non si è spostato, quindi va. Presenti 23, favorevoli 15, 5 contrari, 3 astenuti. Il documento è approvato. Procediamo con il secondo punto all'ordine del giorno, linea di indirizzo per la ripartizione dei fondi del diritto allo studio anno scolastico 2016-2017. La parola all'assessore Schiaffino per relazionarci. Allora, questo è un esempio di un tentativo di interpretare il vecchio, cioè l'adempimento tradizionale del patto del diritto allo studio nella nuova veste istituzionale che comunque tutti quanti ci siamo trovati a vivere in questa consigliatura. Anche sentendo, anche ascoltando i suggerimenti che consigli anche, diciamo, della parte amministrativa, che giustamente ci ha fatto presente che se il consiglio ha un potere di indirizzo, è un potere di indirizzo sui criteri generali, non è certamente un potere di dettaglio. E per forza mi riallaccio all'intervento a qualche intervento fatto nella relazione. Allora, è chiaro che in un ambito di potere e delle competenze di una giunta comunale, di un consiglio comunale, non si arriva alla questione del nucleo, perché sono talmente tanti e rilevanti gli interessi, i temi programmatori, strategici, che c'è gloria per tutti, anche se obiettivamente la Seconda Repubblica ha visto il ridimensionamento degli organi consigliari, i primi consigli liberavano tutto. Ma prima tutti quanti erano leggi parlamentari, c'era la legge 1975 del 62, ormai sono tutti decreti legge e decreti legislativi, quindi è cambiato proprio l'impianto della divisione dei poteri. Anche noi abbiamo provato a interpretare sul diritto allo studio, che come si ricordano i consiglieri anziani, era un giochino divertente di percentuali, quello che il nuovo regolamento indica, quindi portare il consiglio delle linee di indirizzo. È chiaro che sono molto rarefatte. Quindi, peraltro avevo consigliato, non so poi come è andata la commissione perché proprio non c'ero, di avere come pietra miliare la delibera del consiglio dell'altra volta, perché poi alla fine questo ci trova in una situazione di interstati, che abbiamo il vincolo del bilancio, abbiamo quindi è consolidato perché è passato comunque l'ultima opportunità per poter fare un assestamento che era qualche giorno all'inizio di luglio. Ci siamo e quindi siamo andati a riproporre sostanzialmente l'impianto della delibera l'anno scorso. Premetto che da mesi personalmente, ma anche in collaborazione con il Presidente della Commissione Educazione, abbiamo cominciato ad avviare un lavoro di ripensamento dei criteri di diritto allo studio, ma ci siamo trovati veramente a che fare con una disciplina complessa e articolata che richiede necessariamente un ripensamento serio, del quale nel momento in cui arriveremo almeno a fare dei passi chiari, certamente non ci esimeremo dall'informare la Commissione, perché non è che potremo ripresentare una delibera completamente diversa senza avvertire in nessun modo un prodotto finito, ma credo che ci vorrà un buon tempo per ripensare tutta la vicenda. Quindi la delibera che vi porto stasera io non la leggerei, se sostanzialmente conferma a partire dall'importo del bilancio 159.120 euro per quest'anno il criterio delle quote pro capite, che viene ripartito per ordini di scuole, infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, corsi per adulti, con percentuali che differirà la giunta, tenendo conto che però noi abbiamo un blocco rigido, vale a dire nel bilancio che abbiamo approvato in consiglio all'inizio, diciamo, del mandato,
sono già incasellate rigidamente le quote per le scuole statali, le scuole paritarie private e le scuole paritarie comunali, quindi quelle sono in quote rigidi, noi le prendiamo come riferimento. Quindi in realtà il tema è come suddividere all'interno di quegli importi le risorse tra le scuole. Primo. Se, quindi abbiamo e manteniamo quel vincolo dato dal bilancio. All'interno di quel vincolo complessivo per diciamo fasce, grandi fasce di beneficiari, utilizzeremo il criterio del numero di alunni, del numero di alunni con disabilità certificata, del numero di alunni con cittadinanza non italiana, che sono sostanzialmente rilevati dalle schede che il municipio ha già acquisito nei mesi precedenti, quindi le tipologie di dati. In queste schede, consigliere Belvedere, ci sono anche i nomadi. Qual è il problema? Che nella scheda non è censito se il nomade è italiano o straniero. Allora, stiamo parlando, ho fatto un conto, per i due di quell'anno in corso stiamo parlando di 131 persone su 19.327 alunni, vale a dire 7 per 1000. Quindi in ogni caso stiamo discutendo di una cosa leggerissima come una piuma in termini quantitativi, parliamo di quote pro capite, non stiamo parlando di... Allora, il problema è che poi questi nomadi che sono censiti come tali, noi non sappiamo quanti sono stranieri e quanti sono italiani, perché questa zona è disponibile. Quindi, dall'analisi dei dati e del prassi in uso dagli uffici già fino all'anno scorso e riproposta quest'anno, ho verificato che nonostante non sia chiaro dalla tabella che il consigliere Comio ha, come ce l'ho anch'io, ma che se qualcuno se la chiederà la possiamo avere, i nomadi sono di fatto assimilati agli alunni qualsiasi. Cioè, la scorsa ripartizione non sono rom, sono nomadi, perché ci sono anche... ci sono i rom, i sinti, cioè non sono vari, ci sono anche gli italiani tra i nomadi, il problema è che vengono gestiti i nomadi, non se sono italiani o stranieri. Allora, la precedente, fino al consiglio scorso, la delibera di consiglio di zona dell'anno scorso, ho verificato da presso gli amministrativi del settore, in realtà i nomadi sono, poi vengono di fatto ricompresi negli alunni generali, generici, non negli stranieri, perché in realtà non si sa dei nomadi quanti sono stranieri. Però stiamo veramente parlando di un dettaglio. Allora, se si vuole affermare un principio politico, discutiamo, se si vuole parlare di risorse, ho dato fin troppo tempo al problema, nel senso che stiamo parlando di veramente numeri visibili. Oltretutto, il dato che è censito nelle tabelle, io posso anche citarlo, non è influente sul riparto, perché non è significativo, nel senso che io posso anche dire la leghiamo agli stranieri, ma rischiamo di contare due volte la stessa persona, perché se un nomade è anche straniero lo conto doppio, non mi sembra corretto. Conclusione, ho recepito la sua osservazione, l'ho anche valutato, ho discusso con gli uffici, mi sono resa conto che anche l'altra volta l'hanno risolta così, onestamente non mi sembra una discriminazione continuare a risolverla così. In attesa di una revisione completa, ma dobbiamo anche disporre del dato puro. I numeri però sono questi. Stiamo parlando di 131 alunni su 19.327. Questi sono i dati. Quindi, non so, se la cosa la soddisfa, io onestamente conserverei l'impianto della delibera. Finisco l'intervento. Mi scuso che sto superando, però ho tenuto anche di entrare nel merito delle cose segnalate. Confermiamo una accentuazione del peso del riparto sulle scuole di più basso livello di evoluzione, cioè anche i precedenti consigli non ripartivano le riporti in base al puro rapporto numerico degli alunni, si dava di più percentualmente alle infanzie, alle primarie, alla secondaria di primo grado, meno alle secondarie di secondo grado e agli adulti. Questo impianto lo conserviamo, quindi diciamo che non stiamo ancora attuando, questo lo dico, oppure stiamo iniziando ad attuare il RIDUP quando noi abbiamo scritto che andremo alla verifica dell'efficacia dei criteri di riparto. Il primo passaggio è inserito nella delibera, qui, e sarà stato già tentato dalle precedenti consigliature senza frutto, cioè vale a dire di farsi ridare dalle scuole un ritorno di come li hanno spesi. Gli uffici mi dicono che di fatto questo ordine non c'è mai stato, nonostante sia stato richiesto in varie occasioni.
Il tentativo che qui dichiamo molto lievemente è di immaginare comunque già nella delibera di giunta di chiedere alle scuole in forma schematica, non relazioni, rendicontazioni, cioè dobbiamo stare leggeri, di dirci semplicemente come le hanno spesi entro il 30 di novembre, possibilmente dato che nella mia lunga esperienza, perché non ho più 20 anni, ho fatto anche il genitore di un corso di istituto, so che comunque le scuole sono tenute entro il 30 di giugno a presentare, ad approvare il consuntivo come fanno gli altri. Quindi ci faremo dare, proveremo a farci dare, semplicemente mandare il consuntivo che comunque fanno già, in cui ci sono, ci dicono dove li hanno spesi. Ci proviamo. La giunta, cioè io con la delibera successiva dettaglierò il reparto all'interno di questa cornice che questa sera che vi presento, e poi tenteremo di almeno portare a casa, e su questo vi relazionerò, della maniera, cercherò di essere il più possibile light in termini burocratici, alcune notizie dalle scuole, perché il vero problema è di chiedere poche cose semplici, sperando che se le diano. Questo è la delibera di stasera. Grazie Assessore, è stato presentato a questo proposito un emendamento da parte dei gruppi del centro-sinistra e chiedo al consigliere Cornio se vuole relazionarlo, grazie. Sì, grazie Presidente. Allora, l'emendamento che presentiamo è evidentemente una sollecitazione che vogliamo fare alla Giunta, visto che comunque questa sera noi andiamo a deliberare quello che è competenza del Consiglio, e io non voglio ritornare assolutamente sullo stucchevole dibattito compiti fra Giunta e Consiglio, è una vita che vivo questa situazione, e per quanto mi riguarda io ho sempre cercato, laddove è stato possibile, anche quando ero in Consiglio Comunale, di cercare di dare delle indicazioni alla Giunta, nel senso che io la delega in bianco non l'ho mai data a nessuno, no? Quindi nemmeno ai miei, per cui laddove ho potuto cercare di dare delle indicazioni, no? L'ho fatto, e anche stasera mi sento in dovere di farlo, anche a nome chiaramente dei colleghi. La seconda considerazione è una considerazione che invito a fare rispetto al metodo, no? Allora, giustamente l'assessore ha introdotto il suo ragionamento dicendo una cosa molto importante, che è quella di avviare un ragionamento insieme agli istituti scolastici di vari ordini per cercare di arrivare ad avere un quadro della situazione più organico, cercare di inquadrare meglio come orientare questi finanziamenti all'interno di quanto già fa l'amministrazione comunale, che eroga già dei fondi rispetto al diritto allo studio, e questo è un pezzo positivo. Il secondo pezzo per il futuro è che magari quando vengono discussi in commissione queste proposte, per esempio i dati delle scuole, sarebbe stato utile distribuirle in quella sede, no? Perché così ci si poteva fare un'idea anche rispetto al confronto fra i dati dell'anno precedente e quelli di quest'anno, se c'erano state variazioni proprio rispetto, che so, agli alunni stranieri, alunni disabili e quant'altro. Per cui questo è un elemento che vi invito. E l'altro invito, sempre un invito molto 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 sotterraneo, se questo tipo di deliberazione riusciste a scrivere a quattro mani, quindi l'assessore e il presidente, nel caso l'assessore non possa essere presente, avrebbero potuto essere fornite magari maggiori indicazioni la settimana scorsa, però ripeto, queste sono sollecitazioni molto molto pacate che io vi invito a prendere in considerazione se potete, altrimenti lavoriamo con le possibilità che abbiamo. Entrando nel merito delle proposte che abbiamo tentato di fare questa sera, allora, possono sembrare ripetitive e banali, no? Ma in realtà non lo sono, nel senso che noi proponiamo al punto 2, dove si dice del deliberato, no? Di demandare alla giunta municipale la definizione delle singole percentuali di riparto di cui i punti precedenti, un'aggiunta che dice, invitando a considerare con attenzione alcune questioni. Allora, la prima è il sostegno agli alunni con disabilità certificata. Allora, può sembrare banale perché è già previsto, però un approfondimento che noi credo sarebbe utile dovessimo fare, anche se i dati che ho visto nelle nostre scuole ci dicono che il numero dei disabili certificati è stabile, però un convegno organizzato dalle organizzazioni del terzo settore che lavorano sul sostegno educativo, fatto a maggio 2015, aveva rappresentato dei dati molto interessanti da parte di ATS, che dicevano che dal 2010 c'è un incremento sulla città di Milano di almeno 1000 casi all'anno, no?
Poi non significa che tutti gli alunni che vengono, tutti i bambini che vengono certificati come bambini con disabilità diventano poi materialmente anche fruitori di azioni di sostegno, eccetera. Però era un dato che almeno fino al 2014 era confermato. Allora, per esempio, questo è un dato su cui dovremmo, a mio giudizio, andare ad approfondire ancora con ATS se questo trend viene confermato, perché evidentemente questo significa che gli stanziamenti che fa il comune come suo pezzo del diritto allo studio, sebbene importanti, non bastano, no? Perché noi tiriamo fuori all'anno in media dai 13 ai 14 milioni di euro tra infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, no? Per il sostegno alla disabilità, e non bastano di gran lunga. Quindi questo è un tema, quello del sostegno alla disabilità, che potremmo prendere in considerazione con più attenzione. L'altro tema, che riguarda sempre bambini che potrebbero essere considerati come disabili, ma in realtà non lo sono, è quello che io ho sollevato sempre nella scorsa commissione, parlando relativamente a quello che era emerso nella mia unità educativa, ovvero sia segnalazioni di bambini che hanno comportamenti classificati dagli educatori come inadeguati, tipo moti di rabbia incontrollabili, eccetera, che stanno aumentando, e sono i bambini che non sono certificati come bambini disabili. Quindi questo è un tema che, se diventa comune nelle nostre scuole dell'infanzia, merita attenzione, perché comunque non avranno questi bambini il sostegno educativo previsto per quelli certificati. Gli ultimi due temi che abbiamo messo è il sostegno a progetti didattici che riguardano il contenimento del disagio e dell'abbandono, in modo particolare per quanto riguarda i ragazzi delle scuole medie, io le chiamo ancora così, quindi i ragazzi dai 12 ai 13 anni, che credo sia un tema esplosivo ormai nel nostro territorio, ma credo in tutta la città. E infine il sostegno agli stranieri, perché i dati che abbiamo visto ci dicono che rispetto all'anno scolastico precedente c'è un importante aumento anche degli alunni disabili, degli alunni stranieri. Allora, mi rendo conto che far quadrare questa cosa non sarà facile, no? Però personalmente ritengo che dare queste indicazioni del lavoro che deve fare la Giunta sia quasi un obbligo per il Consiglio, dopodiché sarà giustamente la Giunta che applicherà le percentuali che riuscirà a costruire in base ai numeri, in base chiaramente alle disponibilità delle risorse che abbiamo. Però mi sono sentito in dovere questa sera di fare questa sollecitazione, sperando che per il futuro ci sia più condivisione rispetto all'approfondimento di alcuni aspetti che vedono appunto la correlazione anche con attività che fa l'amministrazione comunale oppure con quello che fanno le scuole, e quindi un approfondimento dell'esame dei dati, perché quello è sempre importante e può aiutarvi quindi a fare un lavoro rispetto alle percentuali sempre migliore. Grazie consigliere. Sì, Rodi. Sì, ecco, no. Scusate. Allora, riassumerei l'emendamento, così sì, da presentato. No, ce l'ho sotto mano anche. Ha un emendamento per Sironi? No. No. Allora, volevo riassumere l'emendamento presentato dal consigliere Corne, così per chiarezza. Cioè, sì. Sì, però non si sa. È un po' sempre così con la considerazione. Devo dire che mi mette molto in difficoltà. Sì, certo. È bravo. Sì, bravo. No, prego. Ma infatti era quello che volevo, semplicemente visto che cortesemente l'assessore ha risposto a una richiesta di precisazione che era stata avanzata via mail da parte del consigliere Belvedere, che segue la commissione educazione, la risposta la ringrazio tantissimo. L'unica cosa che mi chiedevo a precisazione della sua risposta, virus, sto parlando con la è il fatto che l'incidenza del numero di nomadi sulla popolazione scolastica del municipio 4 è molto bassa, però quello che io evidenzio è che capita spesso è che questi ragazzi siano concentrati tutti in poche scuole. Allora lì il problema è l'incidenza percentuale, sicuramente aumenta e diventa una questione da affrontare, o meglio per la scuola è una questione da affrontare. Allora mi chiedevo se si pensa di intervenire singolarmente sulle scuole che hanno questo problema specifico, oppure se si può viceversa interpretare diversamente l'approccio e inserirlo in questo documento. Non so se adesso questo viene considerato un emendamento, cioè, ma l'assessore, cioè, mi segue, io mi fido, nel senso, se condivide
questo approccio potrà benissimo far proprio questa integrazione. Grazie. Grazie. Non ci sono altri interventi? Dunque, allora, assessore, faccio prima rispondere lei o riassumo l'emendamento di Cormia? Magari me lo riassumo io perché l'ha letto, ma non avendolo sotto. Grazie. Dunque, comunque lo leggo a tutti i consiglieri. L'emendamento presentato dai gruppi di centrosinistra chiede di rettificare il punto 2 del capitolo del deliberato aggiungendo in fondo, invitando a considerare con attenzione due punti, il sostegno agli alunni con disabilità certificata nei diversi ordini di istituzione scolastica, il sostegno alle scuole per l'infanzia nella gestione del crescente fenomeno dei comportamenti inadeguati presenti in molti bambini non certificati come disabili, il sostegno a progetti didattici mirati al contenimento del disagio e dell'abbandono scolastico che interessa i ragazzi di 12 e 13 anni frequentanti le scuole secondarie di primo grado, il sostegno agli alunni stranieri in crescita secondo i dati forniti dalle scuole del territorio. Tutto questo è l'emendamento presentato che si inserisce al punto 2 del capitolo di deliberazione, della parte delibera. Assessore? Allora, l'argomento è comunque particolarmente complesso. Risolvo più semplicemente la questione del consigliere Sironi. Allora, una delle difficoltà in cui ci siamo imbattuti nell'inizio di questo lavoro di revisione complessiva del tema del diritto allo studio, che in realtà queste non sono risorse vincolate, sono contributi, come sono i contributi che diamo alle associazioni interculturali sportive, cioè non sono risorse regionali o statali vincolate nell'uso, ma sono contributi a tutti gli effetti. Punto primo. Punto secondo, io ritengo che noi non possiamo muoverci nel vuoto, cioè senza conoscere, come diceva il consigliere Cormio, in maniera abbastanza precisa che cosa ciascuna scuola riceve, ma non solo dal Comune, ma anche dal Ministero, banalmente, su tematiche che sono di fatto consistono nel temi del diritto allo studio. Quindi il primo ostacolo in cui mi sono imbattuta insieme, perché non che manca anche il consigliere Presidente Mariani, per esempio la scuola di Via Ravenna, che è nel nostro municipio, ma appartiene a un suo comprensivo che è nel municipio 5, che è una scuola che sta in cui ci sono, cioè il 95% di alunni stranieri. Per poter non morire, perché non si scrivono gli italiani, ha accettato dal Comune un finanziamento, cioè di prendersi in capo gli alunni nomadi del campo di Vaiano Valle, e che erano, come dire, accompagnati da una dote, cioè il Comune ha risposto a pagare dei soldi per uno se li prendesse, più un servizio di trasporto dal campo, per poter avere qualche alunno in più sostanzialmente. La scuola di Via Ravenna ha accettato questo patto. Quindi io non è che posso lavorare in astratto, io dovrei il punto arrivare a ricostruire attraverso i contatti con gli uffici scolastici centrali, che testimonio il consigliere Cormio, sono veramente difficili. Noi non siamo riusciti ancora a incontrare l'assessore Maiorino. Allora, io non posso fare conti senza l'osso, io non posso parlare di diritto allo studio o l'assessore Scavuzzo sul tema. Allora, io questo qui l'ho chiesto in più occasioni, sia l'assessore Maiorino, sia alla sindaca Scavuzzo, quindi io prendo atto. Quindi il lavoro che sto facendo è particolarmente arduo, anche perché se dall'altra parte il fratello maggiore che dispone della maggior parte delle risorse e dei poteri non è disponibile a collaborare, io faccio molta fatica a recuperare. Siamo andati proprio oggi dall'ufficio scolastico provinciale, quindi io salgo sul livello superiore, ci provo, sto cercando di creare un quadro, però vi assicuro è complicato, perché non voglio fare delle cose a caso. Però questo io ve lo dico, prendo l'indicazione come attenzione, ma tenete conto che molto spesso l'accoglienza dei nomadi nelle scuole è già molto sostenuta da finanziamenti più consistenti di quanto possiamo erogare noi, che comunque abbiamo 160.000 euro, ma su 19.300 studenti, che non è che sono se comunali o che sono il ministero o gli altri enti. Quindi non vorrei fare il ruggito del topo, cioè noi stiamo comunque discutendo di risorse importanti per noi, ma piccole rispetto al monte che gira su questa cosa. Allora, prima devo conoscere il monte, poi sul monte sistemo il mio alberello, perché io ho un alberello da piantare, non sto muovendo il monte, insomma, capito? Io voglio capire dove è il monte, come è fatto il monte,
poi mi sposterò il mio alberello lì piuttosto che là, forse capito, a questo livello qua. Ora, stiamo cercando di capire come ha fatto il monte. Quindi ogni collaborazione, specialmente immagino il Consiglio economico che ha esperienza, perché è stato presente in politica, è grandissima, perché noi comunque facciamo veramente fatica. Io ho dovuto placcare l'Arcare, che ho conosciuto per caso un incontro, perché non so come era fatta, l'Arcare l'ho mai vista, e l'ho blindata, ho bisogno di parlare con lei, perché non era possibile accedere in altro modo, io lo dico, non ho niente, non ho problemi, l'ho scritto alla segreteria di Giovanni, sì, sto ancora aspettando con Luca dell'Unione, certamente che hanno altro linea da fare. Però io sono dell'idea che per decidere bisogna conoscere. Per conoscere bisogna andare innanzitutto a chi dispone della maggior parte delle risorse, perché il nostro è un albero sulla montagna. E di questo dobbiamo essere consapevoli, quindi dei limiti, però vogliamo usare bene il nostro alberello, questo è il tema. Quindi io non ho assolutamente problema a recepire. Il mio problema però è che siano cose fattibili, perché allora si possono dire tante cose. La politica può anche essere l'albero dei sogni, il libro dei sogni, come il piano generale delle opere pubbliche. Però noi stiamo ripartendo dei fondi che sono quelli lì e abbiamo il vincolo, dei dati che ci sono già, che sono quelli lì e non altri, delle risorse che sono quelle lì. Quindi il nostro problema è stato come fatto andare in conto col fatto che noi sono cambiati, banalmente. No? Perché io non mi sono resa conto di questo, mi faccio mia colpa, mi spargo il capo di cenere, essendo assessore delegata al bilancio, che se non che in realtà se avessi dovuto spostare anche solamente un euro avrei dovuto farlo 15 anni fa. E adesso il mio problema è, speriamo di riuscire a far tornare il conto è un'iperstatica strutturalmente, cioè un po' più vincoli che variabili. Quindi io mi sono tenuta le mani libere, perché poi devo sperare che i numeri tornino, perché le importi sono quelli là e non posso più spostarli. I numeri sono questi qua, i criteri ce li giocheremo un po', e quindi questo è il vero tema della partita. Quindi confido molto nella capacità degli uffici di fare il loro lavoro, perché lo stanno facendo da molti anni. Quindi questo è il vero problema del punto in cui siamo ora. Poi il direttore però è molto, molto serio con le delle cose che vengono deliberate dal Consiglio, giustamente, per cui non vorrei nemmeno incastrarmi, ma non io, le scuole, perché se poi ci incastriamo questi soldi non li prendono più. Faccio un esempio. Io il tema, quindi la risposta alla consigliera Sironi era perché noi stiamo capendo come ha fatto il monte. Cioè, gli alunni nomadi che sono nella scuola di Veravenna hanno già, perché se li prendessero? Ci hanno dato una dote dietro, io non ho la delibera, me l'ha detto il dirigente scolastico, eravamo in due, io e Mariani, quindi voglio dire, non ho motivo di tutti non credere. Certo che dovrei acquisire gli atti, andare a parlare con le politiche sociali, con i servizi educativi, ci stiamo provando, però appunto non è così semplice. Questo, quindi a me sembra, fatto salvo le cifre, fatto salvo la preoccupazione, che però dobbiamo stare nell'ambito della realtà. Poi, il sostegno è l'unico disabilità certificata nei diversi ordini di istituzione scolastica, io sono pronta a recepirlo, anche perché si tratta di capire come aggiustare sulle percentuali di riparto. Se ne rendo conto che però noi abbiamo quel vincolo là famoso, quello del totale, quindi non è che ne siamo, né io ma né chiunque sia al mio posto, non è che è libero di fare quello che vuole, perché deve far tornare banalmente i conti. Ecco. Quindi io questa la posso recepire perché mi sembra fattibile e di larga, diciamo, molto ampia. Ma il sostegno alle scuole per l'infanzia e l'attenzione del crescente fenomeno di comportamenti inadeguati presenti. Io non ho dati. Allora, io non vorrei poi che il direttore lì sulla porta mi dicesse, però questa lei come dice, questo io lo capiamoci, io lo posso anche recepire, ma cosa me ne faccio? Ma non io, chiunque al mio posto, questo dato non è rilevato. Potremmo renderlo, se possibile, ma non bisogna trovare un dato numerico oggettivo, non una sensazione dell'insegnante. Allora, ci si può lavorare per il prossimo anno. Io sto già lavorando adesso per i criteri del nuovo anno, quindi io sono disponibile. Vediamo come si può gestirlo operativamente. Quindi io sono un po' preoccupata di recepire delle, lo dico, ma non è questione di maggioranza o minoranza, di cose non fattibili con le condizioni date, che di fatto l'unico risultato che otterrebbero è di non ripartire i fondi al diritto allo studio dato che è finito. Quindi io avrei anche la preoccupazione di dargli i soldi alle scuole. Quindi onestamente volevo far presente poi quali sono i miei problemi concreti. Questo è uno, non ho il parametro e non credo sia rilevabile, perché non c'è neanche un dato, perché sono materne, non sono best, cioè qualcosa come un parametro, questi qua, non lo so.
il sostegno per progetti di mirati, didattici mirati al contenimento del disagio e dell'abbandono scolastico che interessa i ragazzi alle medie. Allora, tenete conto che al momento, io ho chiesto agli uffici se negli anni precedenti, date che in vari tentativi, anche quando la consigliera Bigatti era presidente, allora ci abbiamo provato, ci avete provato, ce l'ho provato, a farsi dare delle scuole, ma sembra, mi dicono gli uffici, che non di fatto non hanno prodotto nulla. Quindi, ma neanche non mirati, cioè noi, il municipio, ma neanche il consigliere prima, sa come questi soldi negli anni sono stati usati. Ma non dico progetti, non so, uscite didattiche, ma neanche macro categorie. Allora, io lo posso anche recepire, ma che cosa me ne faccio? Potremmo, secondo me, parlare più ragionevolmente nel momento in cui riuscissimo a farci dare quest'anno, con uno schema che io spero, ci sto immaginando il più leggero possibile, dicevo light, in cui forse cominciamo ad avere qualcosa di ritorno, anche perché non è, tenete conto che quello che noi chiamiamo in scuola non è tu me lo dai, io ti pago e tu me lo dai, è chiaro, quindi è tutto basato sulla collaborazione. Nel senso, devo richiamare un po' gli esempi. No, capisco. Va bene, il sostegno agli stranieri, io quindi sarei propensa, se ad accettare i due emendamenti, il primo e l'ultimo, che sono fondati su dati disponibili, quindi realistica. Gli altri due non è che io li voglio respingere perché non li condivido, ma mi sembra, nella fase in cui siamo, solamente le informazioni teoriche. Allora io sono dell'idea che una delibera a questo stato non può essere pura teoria. Quindi chiedo al consigliere se cosa ha pensato di lui. Grazie. Cornio. Grazie Presidente. Allora, per quanto mi riguarda, il discorso dell'assessore io ho condivido, sapevo benissimo che sarebbe arrivato a queste riflessioni. Io posso anche accettare la sua proposta e quindi eliminare i due suggerimenti che appunto adesso vorrei anche un attimino tranquillizzare rispetto all'utilizzo dei termini, perché ci ho pensato, no? In altre situazioni, in altri documenti, quando tu vuoi sostenere con determinazione un indirizzo usi il termine priorità, no? Priorità vuol dire che quella voce si deve per forza considerare. Ho usato apposta il termine attenzione, che vuol dire io ti segnalo una serie di questioni, alcune, come giustamente l'assessore ha risposto, saranno probabilmente già in qualche modo attraverso le alchimie poi di ripartizione definibili. Sulle altre due, a me va benissimo anche che a settembre, a ottobre, l'assessore venga in consiglio, in una commissione, magari e dica su questi abbiamo cominciato a fare un lavoro di quel tipo come giustamente ha sollecitato. Nel senso che io ho voluto evidenziare due questioni, quella dei bambini con comportamenti, che è la prima volta che la sento anch'io, no? E che però mi ha molto colpito, perché, ripeto, gli educatori e la dirigente dell'unità 31, dove io vado, erano molto. Quindi, e a quanto ho capito, probabilmente c'è anche qualche altra situazione, non solo, che per adesso è tenuta. Quindi questo qui può essere un elemento su cui andiamo magari a lavorare prossimamente. Il tema dei progetti, io ho usato il termine progetti didattici, voglio dire, il discorso è, comunque, al di là che siano progetti didattici o meno, concentrare una delle attività del Consiglio nei prossimi mesi su questo aspetto, perché anticipo anche un'osservazione che avrei voluto fare sul provvedimento che discuteremo dopo, no, quello del bilancio partecipativo. Io credo necessario, vi invito magari a convocare una commissione tra settembre e ottobre proprio sul tema di questo disagio dei minori, che è un tema che abbiamo ormai trasversale un po' dappertutto. L'assessore Schiaffino lo sa, per esempio nell'area, chiamiamola ex zona 13, Agorà ha attivato un tavolo minori proprio per far fronte a tutta una serie di difficoltà che ci sono, ma credo che queste situazioni siano un po' comuni a tutti i nostri quartieri. Quindi credo che sia necessario concentrare l'attenzione intanto per capire quali soggetti possono mettersi in campo per operare, quali risorse noi possiamo mettere a disposizione, oltre a quelle che magari possiamo utilizzare col diritto allo studio, che sono molto vincolate, come giustamente l'assessore ha ricordato. Però ritengo di lanciare questa,
questa attenzione al tema della dispersione, comunque di questa fascia di ragazzini che sta diventando, c'è un problema che sembra storico, no? Perché non è da ieri che si parla di disagio, di dispersione, ma mi sembra che le modalità, i comportamenti, le azioni che si stanno mettendo in atto negli ultimi anni da parte di questi ragazzini siano veramente arrivate a un limite importante. Ecco perché ho voluto mettere queste due attenzioni, ho usato proprio il termine attenzione, che non è un termine perentorio, perché giustamente lei potrà dire: io sono potuto venire incontro a questo indirizzo e a quest'altro, agli altri due no, perché mi mancano gli elementi, perché voglio approfondire. Per cui se vuole eliminare i due punti centrali, li elimini, io non ho nulla in contrario. Se li vuole mantenere, sappia che sappiamo benissimo che potrebbero non essere ottemperati nella vostra proposta, ma comunque ci interessa che il ragionamento vada avanti in prospettiva. Grazie. Dunque, mi pare di capire che è accettata la proposta dell'assessore di stralciare i due punti centrali all'emendamento, mantenere questi, mettere in votazione questi, con la promessa però di affrontare il tema in un'apposita. È solo un impegno. Io invito il presidente della commissione educazione, con cui c'è, devo dire, una collaborazione abbastanza stretta, cogliere lo spunto offerto dall'emendamento che il consigliere Corbo sta ritirando stasera, cioè il tema della dispersione scolastica e il tema dei comportamenti chiamati comportamenti. Anche per l'ascolto dei nostri nominati nei tali motivi, serviva per avere questa istituzione, quindi eventualmente può essere già tutto, c'è tantissimo da fare, quindi veramente c'è spazio per il lavoro di tutti. Quindi su questo, personalmente, nel rispetto del consiglio, io su questo sono sempre molto rispettosa dell'autonomia dei livelli, nella collaborazione, di magari pensare di lavorarci sopra anche attraverso strumenti delle proprie commissioni da preparare prima e quant'altro. Grazie. Mariani, prego. Anch'io, quando il consigliere Cormio ha parlato in commissione di quel problema, sono stato particolarmente impressionato, e tant'è vero che è stata la prima cosa che ho detto all'assessore Schiaffino quando lei mi ha chiesto come è andata in commissione. Il governo, la zia donna, mi ha fatto particolarmente specie quella situazione, e ho riflettuto prendendo in considerazione la possibilità di contattare la facoltà di pedagogia della Bicocca, con cui per motivi di lavoro avevo già avuto riferimenti in passato, e proprio ritenevo che in primo luogo dovesse essere l'università e gli specialisti ad affrontare questo tema, e poi naturalmente visitando con la direzione dell'infanzia, dottoressa Arcari e eventuali anche rappresentanti e dirigenti delle scuole dell'infanzia del nostro territorio, per vedere se c'è la possibilità di individuare la problematica e di metterla sotto, valutarla sotto un certo profilo, che potesse essere quello di fare dei corsi di formazione, per esempio agli insegnanti stessi, se così si può fare, oppure addirittura organizzare, ho pensato anche a un convegno sul tema, che potrebbe essere anche questo, dare di rilevanza alla cosa. Insomma, ho cercato di prendere in considerazione questo suggerimento che mi ha impressionato proprio, e ho fatto delle riflessioni in merito che naturalmente mi impegno a portare avanti dopo le vacanze. Grazie. Dunque, se non ci sono altri interventi, metterei in votazione il testo con le integrazioni proposte e recepite dal consigliere Cormio. Casiraghi, ho sentito, posso? No. Bene, dunque, se non ci sono altri interventi, procederei con la votazione. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 24, contro votato, favorevole 24, il documento è approvato all'unanimità, dunque dichiaro immediatamente eseguibile tale deliberazione. Procediamo con l'ultimo punto all'ordine del giorno, siamo anche in orario, quindi più o meno. Non è l'ultimo punto all'ordine del giorno,
No, certo, mi stavo dimenticando della mozione della consigliera Reni. Quindi penultimo, all'ordine del giorno, individuazione ambito del coefficiente premiale per bilancio partecipativo. Di Matteo, prego. Volevo chiedere soltanto che dopo che presenta il consiglio finisce di proseguire. Dunque, consigliera, non sia così precisa nel correggere la presidente Di Matteo. Dunque dobbiamo votare la prosecuzione, questo viene richiesto. Se necessario. Adesso iniziamo la votare. Che si renderà necessario, penso, ma. Deve essere fatto prima. Dunque, come dicevo, individuazione ambito del va votata prima adesso, della trattazione. No, adesso? Ma lui stava già andando al prossimo punto. Sperando di esaurire questo in realtà molto meglio non rischiare. Allora, se come suggerisce saggiamente il consigliere Corbio, se c'è l'accordo di tutti è inutile votare, proseguiamo. Il regolamento prevede il voto, quindi teniamoci al regolamento. Così poi nessuno potrà dire che non eravamo d'accordo. Chiudiamo la votazione. È uscito qualcuno? Vabbè, era uscito qualcuno. Ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. No, ormai è tardi. È 22 presenti. E 22 favorevoli, proseguiamo dunque con i lavori. Individuazione dell'ambito del coefficiente premiale per bilancio partecipativo. Abbiamo dedicato due commissioni, penso che sia inutile ribadire quali sono i passaggi che ci vedranno da settembre a marzo dell'anno prossimo impegnati nell'individuazione, nel supporto alle proposte presentate per il nuovo bilancio partecipativo. Quello che viene chiesto come primo impegno dei municipi verso questa nuova edizione, che vede i municipi impegnati direttamente, non parallelamente come nelle edizioni precedenti, è l'individuazione di questo coefficiente premiale che verrà attribuito ai progetti che saranno ovviamente selezionati nel momento della votazione, cioè a marzo dell'anno prossimo. Come ambiti di attribuzione sono stati proposti e recepiti dalle commissioni questi tre: abbellimento e piacevolezza degli spazi urbani, con la seguente motivazione: accrescere e ricercare la bellezza dei luoghi della quotidianità ed elevare la fruibilità dello spazio pubblico anche tramite la sua dote estetica. Punto 2, accessibilità e fruibilità del verde, con la seguente motivazione: ripensare gli spazi verdi, giardini e parchi non come soli luoghi di transito e valorizzare le loro vocazioni aggregative, sportive e culturali ai fini di combattere l'utilizzo improprio degli stessi. Accogliere l'idea di una sicurezza pragmatica del verde, ricollocando funzioni e o soggetti, strutture, manufatti fissi con scopi didattici, sociali e ricreativi, con particolare riferimento a giovani e adolescenti. Terzo punto, prevenzione e recupero del degrado, con la seguente motivazione: adottare strategie per prevenire i fenomeni che generano degrado urbano tramite il riutilizzo e la rifunzionalizzazione dei luoghi e spazi dell'abbandono. Questi ambiti vengono denominati nel seguente modo: municipio 4 per la bellezza e la funzionalità. Mi è rimasto lo schermo, non vedo chi si è prenotato a intervenire, si è parlato, ecco. Allora, vedo prenotata la consigliera Traversa, prego. Grazie Presidente, sì, io ti ho già ringraziato anche in commissione perché il tema dei giovani, dell'attenzione ai giovani, iniziative per i giovani adolescenti è stato assolutamente subito fatto proprio tu, e quindi mi sono concentrata su quello, mentre poi quando ho ricevuto il documento mi sono soffermata sul concetto di bellezza nei luoghi e poi l'ultimo, il municipio che hai appena letto. Questo potrebbe sembrare una questione di rana caprina,
nel senso che c'è il concetto filologico e c'è il concetto filosofico su bello e bellezza. Quindi volevo fare una proposta che mi sembra quella più a me personalmente più in sintonia, che noi ricerchiamo il bello nei luoghi, non la bellezza, anche se Sorrentino mi piace molto, ma mi sono un po' confrontata con un po' di esperti e mi hanno detto che in questo caso è consono usare il concetto di bello, però per carità è giusto un suggerimento. Allora, cosa propongo? Propongo al punto 1, al posto di ricercare la bellezza, di mettere il bello, e tutto il resto va bene. L'ultimo punto, il punto B, proprio l'ultima pagina del documento, di denominare proprio bonus municipio nel seguente modo: municipio 4 per il bello, e al posto di funzionalità, perché lì proprio dissi che vado in crisi perché non capisco bene a cosa ci si riferisca, il bello e la fruibilità degli spazi, sia riprendendo quello che hai scritto sopra, quindi non ho inventato niente di nuovo, semplicemente appunto un aggiustamento. È tutto chiaro? Grazie. Grazie consigliere Traversa. Indubbiamente un affascinante confronto filosofico in questo caso, perché chi ha studiato storia dell'arte sa che bellezza e bello sono due concetti in realtà indeterminabili, perché c'è un grande lavoro di analisi su questo, però è pur vero che nella tradizione classica, diciamo così, il bello è un concetto quasi irraggiungibile, no? Il bello irraggiungibile è un famoso detto, e quindi chi ha inteso la bellezza in questo caso, cioè il sottoscritto, intendeva un sistema di criteri e di consuetudini sociali accettate che portassero a arrivare al bello, cioè la bellezza è il percorso che arriva al bello, tendente a. Detto questo, è un concetto, è una discussione filosofica che sicuramente faremo probabilmente da qualche altra parte, magari bevendo un buon tè. Mi sento a questo punto, visto che non cambia i contenuti, di accettarlo in maniera molto tranquilla. Consigliera Sironi. Sì, in effetti anch'io ero pervenuta alle stesse conclusioni, e c'era stato qualcosa leggendo, ma istintivamente, che non mi tornava, quella bellezza, c'era qualcosa che non andava. Per cui... No, condivido il bello, però condivido le osservazioni di Traversa, però in più ritengo che quando poi il bonus municipio si intitola quindi per il bello e la fruibilità, come dice Traversa, in realtà, visto che i criteri sono tre, me ne manca uno. Io ho provato a mettermi lì un po' a pensare per vedere che cosa si poteva tirar fuori. Io ero arrivata a bello, pratico e fruibile, nel senso che ero concorde sul bello, ero concordo sul fruibile, ero arrivata da sola alle stesse conclusioni, però mi mancava il terzo elemento, perché sono tre i criteri che vengono assegnati, però vedete voi. In particolare invece sui tre criteri mi chiedo se l'ordine 1, 2, 3 corrisponda a un ordine anche di valore ai fini dell'acquisizione del punteggio, perché la ragionevolezza vorrebbe mettere in ordine di importanza, invertirlo questo ordine, cioè prima più importante è il decoro, quindi il recupero e la prevenzione del degrado, poi l'accessibilità e la fruibilità del verde, e in ultima analisi il bello, nel senso che è difficile pensare al bello su qualcosa che è degradato. Prima elimini del degrado e poi ci metti il bello. Quindi l'ordine è semplicemente questo. L'opposto. Quindi tre: bello, pratico e fruibile, e invertire l'ordine dei criteri dell'elenco, semplicemente per una questione di importanza. Sì, semplicemente giusto. Riassumo. La consigliera Sironi. Se lo traduce adesso. Cerco di tradurre. Non lo credo, sennò... In realtà questa volta mi sembrava abbastanza chiaro, quindi la consigliera Sironi dice: in coerenza con i tre ambiti, sarebbe carino nella denominazione del bonus di municipio inserire tre concetti che si rifanno ai tre ambiti. Pertanto, bello, come detto dalla consigliera Sironi, fruibile, come più volte ripetuto, e pratico. Bello, pratico, fruibile. Bello, pratico e fruibile. Tutti e tre insieme. Municipio 4 per il bello, il pratico e fruibile. Questa è la proposta. BPF. Invertire e invertire i punti.
e io sto riportando quello che è stato proposto, e di invertire i punti in un senso logico, anche se ovviamente attribuendo degli ambiti hanno tutte e tre pari importanza, non è una scaletta di priorità, la prima ha più importanza rispetto alla seconda, sono tre ambiti di pari merito che vanno a contribuire alla vigilanza. Prego. Non c'è problema. Dunque, quindi, la proposta di Sironi è questa. Io francamente capisco l'incertezza sulla funzionalità, perché effettivamente funzionalità può voler dire tutto e può voler dire niente, così anche come pratico può voler dire tutto e può voler dire niente. Quindi secondo me è più coerente, questa è la mia opinione, riportare, come era stato detto prima, il bello e la fruibilità degli spazi, anche se volessimo essere logico, bello è un aggettivo, fruibilità, cioè, quindi vuol dire vabbè, non scendiamo in queste cose noiose. Secondo me, bello e fruibilità degli spazi ha più senso con quello che è stato detto. Ma ne manca uno. Sì, ma non è necessario che sia riportato, potrebbe essere anche solo una parola questa denominazione consumicida, nel senso che. Quindi ditemi voi, quindi la discussione è aperta anche agli altri, non solo. La signora Bigatti mi dice no, vi prego. No, mi chiedevo il pratico a che cosa si riferisce. E poi bello dipende adesso se puoi rileggere, perché se è il bello diventa anch'esso un sostantivo. Se metti il bello e non come aggettivo. No, ma perché non ho finito, non sono andata in fondo, mi sembrava che mancasse qualcosa. Ma pratico riferito a questi ambiti. E no, trova un altro termine, però secondo me. Diciamo che possiamo sacrificare la parola pratico e lasciamo il municipio 4 per il bello, quindi sostantivo, e la fruibilità degli spazi. E modificando dunque, ricercare il bello anziché la bellezza nel punto 1, come proponeranno silenziamo. Se non ci sono altri interventi, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, presenti 24, 24 a favore, il documento approvato all'unanimità. E siamo alle 21:29, quindi le mie previsioni in questo caso sono state. C'è scritto 21:34. Ah no, non è vero, ma anche io mi dimentico sempre della mozione di Nord, quindi nessuna previsione è avverata. No, perché c'è abbiamo una mozione fatto bene. Urgente l'abbiamo fatto a votare. Sì, ecco, se la vogliamo ripresentare brevemente. Sì, la rilego, che magari qualcuno non c'era. Riguarda la mozione sul centro sociale Lambretta, premesso che nel marzo 216 è stato occupato dal centro sociale autogestito Lambretta lo stabile ex bingo di via Vargogna 10, forzandone. Ho detto 216. Avanti Cristo. Nel 2017, forzandone gli ingressi, sono stati eseguiti dei lavori, allestito un bar per rendere possibili le loro iniziative, che finora sono state feste serali notturne e attività di palestra. La proprietà ha fatto subito denuncia di occupazione e ha iniziato l'iter giudiziario per rientrare in possesso dello stabile. Tenuto conto che i residenti dei palazzi adiacenti hanno fatto un esposto al prefetto denunciando i pesanti disagi che subiscono, soprattutto per il protrarsi delle feste a suon di musica ad alto volume fino a notte inoltrata con la presenza di centinaia di ragazzi, lo stabile occupato è inserito in un contesto di edifici residenziali molto fitto e il capannone si sviluppa all'interno di un cortile circondato da residenze. Si possono creare situazioni di pericolo dato che lo spazio occupato è in condizioni precarie e non a norma. Si stanno creando forti tensioni con i residenti
molti dei quali con bambini piccoli in famiglia, qui è impedito nelle serate nottate di festa di poter riposare. Anche al termine della musica, centinaia di giovani si fermano sulla strada procurando ancora disturbo all'ambiente. L'attività di vendita di bevande alcoliche avviene senza alcuna autorizzazione commerciale. Consiglio di Municipio 4 chiede alle istituzioni in indirizzo, sindaco, assessore alla sicurezza, prefetto e questore, che venga ripristinata in tempi brevi una situazione di legalità a tutela dei residenti e del legittimo proprietario. Possiamo dire che proprio la posizione del locale è veramente in mezzo agli edifici, con i primi piani degli edifici proprio che affacciano sul a contatto quasi con la copertura dello spazio. Grazie. Conte. Noi l'abbiamo sottoscritta e firmata. Racconto alcuni piccoli aneddoti come cronistoria della vicenda, a parte tutte le lamentele da parte dei cittadini, appunto residenti, che ci hanno chiamato perché lamentano le serate che organizzano questo comitato in questo spazio. È un ex spazio commerciale, sì, è un ex spazio commerciale, sì, comunque di divertimento. Dopo l'inaugurazione e dopo alcune serate, a parte il degrado lasciato, gli edifici limitrofi sono stati ricoperti da tag, da scritte, eccetera, eccetera. Ma come territorio? Noi abbiamo fatto un sopralluogo dove abbiamo parlato anche con i palazzi, con il comitato, alcuni rappresentanti dei palazzi di fianco, che ci hanno detto che la situazione era ferma per il fatto che mancava una firma per la concessione di una parte di particella del cortile, una volta e la proprietaria, la firmataria, non voleva sottoscrivere la firma perché aveva un contenzioso con il condominio. Sembrerebbe dalle ultime notizie che invece ha firmato, pertanto la situazione si può sbloccare. Così facendo si dovrebbero sgomberare loro e poi far partire i lavori. Per quello io propongo come dispositivo il Consiglio di Municipio 4 chiede alle istituzioni in indirizzo che vengano ripristinata in tempo breve, sgomberato il Lambretta e poi ripristinata in breve tempo una situazione di legalità. Quindi io ci metterei proprio come emendamento, almeno una proposta che faccio, lo sgombero a tutela dei residenti e del legittimo proprietario. Dunque, chiedo, Conte, la richiesta è di inserire nel Consiglio Municipio, chiede alle istituzioni di indirizzo che venga sgomberato il centro sociale Lambretta e che venga ripristinata in tempo breve una situazione di legalità a tutela di. Perfetto. Sì, il mio intervento rispecchia un po' quello su Macao, anche se si tratta di una situazione diversa, nel senso che comunque io non ho capito questo immobile, proprio è inserito nel cortile, è inserito in un cortile circondato da case, è di proprietà privata ed era la sede dell'ex bingo. A un certo punto il bingo evidentemente è stato chiuso. Quanto tempo è stato chiuso questo immobile? Nel senso, rientra nella categoria degli immobili in stato di abbandono da più di 5 anni? No. Ok, questa vicenda che riferiva Conte a proposito del fatto che la proprietà non sottoscriveva una qualche clausola che avrebbe consentito di fare cosa, di vendere, cambiare destino, nel senso che secondo me è indubbiamente sono da condannare tutte le occupazioni abusive perché sono contro la legge, a me non ce n'è. Però secondo me noi dovremmo assumere un approccio un po' più a lunga gittata, nel senso
cerchiamo di evitare che si creino le situazioni che creano il presupposto di quello che accade dopo, perché l'occupazione avviene nel momento in cui il proprietario si disinteressa e abbandona l'immobile e lo fa andare in degrado. E semplicemente, secondo me, quando facciamo questo genere di delibere dovremmo tenere presente anche questo aspetto della faccenda. Rocca, prego. Sì, grazie. Beh, noi abbiamo seguito le vicende del centro asociale Lambretta a partire da marzo, da quando hanno occupato l'ex bingo. E di pochi giorni fa la notizia che hanno anche occupato l'ex ristorante siriano di fianco. Sono entrati. Già dall'inizio. Per cui oltre all'ex bingo c'è anche il ristorante, quindi sono due gli edifici. Sembrerebbe che la firma della signora ci sia, e in quella parte di via Valbonia numero 10 deve sorgere una palazzina. Io questa settimana sono stato dal questore di Milano, dal dottor Cardona, in merito appunto al centro sociale Lambretta. Poche parole, il questore mi ha riferito che noi come municipio dobbiamo insistere con il comune, perché la questura è pronta per lo sgombero, ma attende l'ok dal comune di Milano in questo. Grazie. Grazie, Buzzani. Io volevo semplicemente dire che appunto che ci siamo già posti tutti sul centro sociale Lambretta, interpreto un po' insomma il pensiero di tutti dicendo che abbiamo sostenuto la mozione proprio come dire come rafforzativo, ma in realtà c'è stata già una delibera di giunta, ci sono stati fatto anche dei comunicati stampa proprio per risolvere la situazione a tutela dei cittadini che ancora una volta nuovamente davanti a un'occupazione abusiva subiscono gli effetti dell'immobilità, dell'immobilismo dell'assessorato alla sicurezza del comune di Milano e quindi poi di conseguenza anche delle forze dell'ordine. Quindi ecco, noi sicuramente abbiamo sostenuto questa mozione, ma ci teniamo tutti quanti a precisare che ci siamo già mossi sia la giunta che appunto la commissione sicurezza e singoli consiglieri. Di Matteo. Grazie Presidente, io voglio fare un intervento un po' politico su questa mozione, ma io penso che mi fa piacere che è venuta da parte dell'opposizione, del centro-sinistra, una mozione da parte del così PD. Da parte del PD, anzi è di vista sala, precisiamo. Vista sala, sì. Ma perché una settimana fa, 10 giorni fa, su Macao avete, diciamo, il vostro gruppo, il centro-sinistra, si è votato contro su una mozione che avevamo presentato noi, avevamo portato in commissione, è stato un lavoro particolare, quindi anche lì si parlava di occupazione, solo che è occupazione di un edificio pubblico, perché è di Sogemi, quindi Sogemi 99,9% partecipato dal Comune di Milano, e quindi lì forse la mozione era un po' troppo forte, perché attaccavamo, tra virgolette, il Comune di Milano. Giusto, perché ognuno fa la sua parte, giustissimo. Voi non avete votato perché attaccavamo il Comune di Milano, il sindaco, l'assessore Roz, tutti i componenti della giunta. Giusto. Stasera viene presentato, e noi l'abbiamo sottoscritto, per farvi vedere che noi la prima cosa che ci interessa è riportare la illegalità e la legalità. Scusa, a quest'ora un po' dopo una giornata di lavoro, e all'interno del municipio, quindi soltanto che questa volta è un fabbricato privato, quindi questa volta possiamo dire assessore, sindaco, vedete che lì c'è un'occupazione, perché non intervenite? Quindi noi, giusto, è una cosa giusta, l'abbiamo votata e questa sera la votiamo, perché penso che sia gli edifici pubblici e quelli privati devono essere considerati sullo stesso piano. Questa è la situazione.
quindi faccio, noi stasera diamo massima collaborazione, e questo è un esempio che penso che si continuerà con il futuro, che su una cosa del genere noi siamo sempre disponibili. Grazie. Grazie, ricordo che c'è la richiesta di emendamento di, presentata da Conte, che chiede di inserire sgomberato il centro sociale Lambretta, cioè chiede all'istituzione di indirizzo che venga sgomberato il centro sociale Lambretta e ripristinato in tempi brevi una situazione di carità a tutela dei residenti e del legittimo proprietario. Sironi, siamo? No, no, nada bien. Silva. Grazie Presidente, saluto questo gesto dei colleghi del PD, penso che sia importante, questa è la linea giusta, ribadisco, mi sembra molto interessante il concetto che ha sottolineato anche il collega Di Matteo, però al di là delle polemiche pubblico-privato penso che la consapevolezza che ognuno di noi assume sulla richiesta di legalità al Comune di Milano sia importante. E su quanto ha detto anche il Presidente Rocca, se effettivamente serve che noi ci pronunciamo per far sì che il Comune possa attuare, ben venga. Quindi sosterrò la vostra mozione volentieri e saluto il vostro gesto. Grazie. Aleni. Ah, va bene. Facciamo fare prima Sironi, così poi risponde. Io in realtà avevo quasi rinunciato a fare questo intervento perché tanto sono parole al vento. L'unica veramente a sottolineare il fatto che il Macao, la responsabilità fosse del Comune di Milano per l'edificio abbandonato, e quindi l'unica che ha chiesto la condanna del Comune di Milano insieme alla condanna di Macao sono stata io e non siete stati voi, perché i miei emendamenti in questo senso non li avete recepiti. Consigliere Leni? No. Matteo si dimentica che noi abbiamo votato un documento dove si chiedeva chiaramente il, anche lì abbiamo usato la stessa terminologia, quindi la mantengo, per Macao, di ripristinare in tempi brevi. Anzi, il documento secondo me era perfino più incisivo del vostro, ma questa è una valutazione. Era molto più preciso, no, scusa, forse ti sei dimenticato che settimana scorsa il documento che abbiamo votato era molto preciso e alla fine chiedeva chiaramente il ripristino della legalità. Nonostante questo, sul giornale è uscito un articolo dove sembrava che noi volessimo mantenere lì Macao, cosa che nessuno ha detto e nessuno qui dentro ho spiegato, però nell'articolo sul giornale sia dal titolo ma anche poi dal contenuto usciva questa posizione che la sinistra all'interno del municipio era per mantenere, per concedere la possibilità di partecipare a possibili bandi eccetera, cosa che se uno legge il documento per quello che era scritto non era assolutamente. Comunque stiamo parlando di un altro. Sì, no, ma per dire che non è vero che noi non abbiamo votato contro quel documento per alcune cose che diceva e per come era strutturato, abbiamo votato un altro documento che diceva esattamente le cose, la sostanza che analogamente a questo per cui abbiamo questo. Non posso anche fare riferimenti, lui ha fatto riferimento che noi non avevamo votato il loro, non abbiamo votato il loro perché abbiamo votato il nostro, non perché. Dopodiché lo sgombero non l'avevate, perché non mi piace ripristinare in tempi brevi la situazione di legalità, mi sembra che sia abbastanza chiaro come dizione, anche nel vostro documento dell'altra volta non c'era scritto. Su quello di Macao non era stata usata la parola sgombero, ma una parola analoga. Quindi se uno vuol fare più uno, vabbè, perché dice lo presentate voi, allora noi facciamo più uno, mettiamo sgombero che sa più di così, un significato un po' più, un po' più nude. No, e, no. Il,
documento di giunta che avete parlato prima è stato approvato ieri, quindi una settimana fa non c'era, quindi era logico che mantenessimo stasera questo documento, perché è un conto della giunta e un conto del documento del consiglio. Dopodiché a me non risulta che spetti al comune di Milano, anche qui l'abbiamo messo in indirizzo, ma lo sgombero non spetta al comune di Milano, spetta, perché a noi l'assessore ha detto che è in mano alla, non so se alla questura, alla prefettura, perché quando si tratta di centri sociali è una questione, diciamo, di ordine pubblico, e quindi è gestita non dalla vigilanza ma dalle forze dell'ordine. Dunque non viene recepito. No, Presidente Bassi. Ricostruisco un po' la filiera della questione, perché se la fanno a 11 il tema non è nuovo, io me ne sono occupato a immediatamente dopo l'occupazione, che è stata a febbraio, non a marzo. Non lo ricordo perfettamente, perché nelle ore successive all'ingresso di questi soggetti all'interno dell'ex bingo, ho sentito nell'ordine l'assessore della sicurezza e la questura successivamente per appunto innanzitutto chiedere informazioni. Anzi, dirò di più, sono stato io a dare l'informazione al comandante Barbato, quando ho chiamato al telefono e ha detto: guardi che sta succedendo questo, che cosa mi dice? Mi dà una notizia, Presidente. Quindi, cioè, la cosa è avvenuta praticamente in tempo reale. Perché su queste partite, secondo me, si è lavorato e si è ragionato con la testa sulle spalle? Perché era uno di quei classici casi nei quali si poteva tranquillamente sparare alzo zero. La prima data utile a presentarsi col documento e di andare. In realtà secondo me un grosso senso di responsabilità si è cercato di fare tutti i passaggi, di capire anche che la gestione dell'ordine pubblico in città è particolarmente complessa, e quindi quando ti viene fatto capire che magari ci sono in quello specifico momento le altre priorità, o nel caso magari di sollevare particolarmente la tensione, si capisce perfettamente. Quindi ci sono stati sopralluoghi, ci sono stati gli incontri con i cittadini, scambio di mail, di informazioni, trasferimento delle petizioni agli uffici della questura, colloqui con il gabinetto del questore. Il presidente Rocca è andato a parlare personalmente con il questore. Questo a testimonianza ulteriore quello che dicevamo prima, che tutta questa, diciamo, lontananza tra il lavoro della giunta e quello del consiglio non c'è. Qui si è fatto molto. Tra queste cose io aggiungerei anche, è stato riportato dai giornali e presumo compaia sul verbale della giunta che si è tenuta a Rogoredo, io dello sgombero della Lambretta, dell'ex bingo e del centro di via Valbogna ho chiesto direttamente al sindaco, perché è vero, come dice e ricorda correttamente la consigliera Leni, che lo sgombero, l'intervento della forza pubblica non spetta, e io dico purtroppo, al sindaco, perché per come vedo io, per come vorrei che fossero le cose, dovrebbe aspettare a lui e non al prefetto decidere queste cose. Però è vero, è corretto. È anche vero però che un sindaco dovrebbe alzare la voce, dovrebbe farsi sentire, mentre invece da questo sindaco abbiamo sentito soltanto parole piuttosto dolci nei confronti di situazioni similari a questa, mentre invece io gli ho detto: la tua autorevole voce può fare la differenza, perché chiaramente un sindaco importante come il sindaco di Milano, che va a dire: caro prefetto,
ci sono problemi di questo tipo, intervieni, non è un ordine, il prefetto può dire caro sindaco fatti i fatti tuoi, però ha il suo peso, sicuramente ha un peso importante e io spero sempre che lo faccia, nel senso che non è mai troppo tardi. Noi abbiamo fatto la delibera di giunta a valle di tutte queste cose perché sono passati secondo me un numero di mesi sufficiente affinché si intervenga, anzi ne sono passati fin troppi, perché comunque questa gente si è radicata, si è fatta le sue cose. Io trovo che sia molto difficile da parte di un cittadino poter capire per quale motivo della gente che ha commesso un reato, perché fino a prova contraria entrare in una proprietà altrui, per quanto chiuso possa essere, e farci quello che uno vuole è un reato in questo paese, possa poi automaticamente presentarsi in pubblico, farsi la pagina Facebook, fare volantini eccetera eccetera, nel quale invitare la gente alle proprie feste che in più disturbano. E questo è il secondo aspetto, ovvero sia che la questione viene fatta completamente contro il territorio. Perché io distingo, a me non piace parlare di centri sociali in senso assoluto, perché ogni realtà è diversa e ogni realtà va affrontata con quello che è. Qua di sociale non c'è assolutamente niente, è una realtà che ha la sua coloritura politica e questo è evidente, basta passarci davanti per coglierla. Che fa feste, che fa musica, che organizza lì la cosa con la marijuana, ingresso 5 euro e sorpresa verde, qualcosa del genere. Questo era più o meno lo slogan, sorpresa in foglie, cosa del genere. E fa questo, cioè l'aspetto sociale è soltanto probabilmente nel nome. Io distingo da ogni realtà. Questa realtà in particolare è queste cose, è la gente che ti viene a dire, come ci è capitato di ascoltare, anche persone giovani, perché qui non è una protesta fatta come spesso avviene da quelli che alle 9 vorrebbero tutto spento, tutto chiuso, tutto in casa. Qua noi abbiamo incontrato un sacco di ragazzi che ci hanno detto, ma caspita, noi o lavoriamo, studiamo, ci abbiamo degli esami all'università, eccetera, eccetera, e non riusciamo, oppure siamo persone normali, ci divertiamo, che non riusciamo, che lo beviamo, eccetera, eccetera, però a tutto c'è un limite. Quindi questo è il contesto nel quale si interviene e speriamo che, come ricordava prima il Presidente Rocca, tutti questi atti aiutino a sveltire questa pratica. L'estate è diciamo una stagione ideale per interventi di questo tipo, quindi la mia speranza è questa, altrimenti torneremo a fare tutto quello che è stato fatto affinché non si spenga il riflettore, perché in questa città abbiamo visto come sia facile che le cose poi si sedimentano, no? Vengono quasi dimenticate e si va avanti per decenni, tant'è che non si è ancora risolta la questione del Don Cavallo, sono passati 30 anni, poi siamo festeggiato i 40 addirittura, vorrei che non si arrivasse a 40 anche da... Grazie. Dunque, visto che non è stato recepito, ma è stato presentato e non ritirato l'emendamento presentato da il capogruppo Conte, a questo ma punto... Magari lo ritira, ci ha ripensato. Ma io non credo, non vedo ripensamento negli occhi. Dunque, mettiamo in votazione l'emendamento. Se non ci sono interventi, ripeto, l'emendamento chiede di inserire nel deliberato, chiede all'istituzione l'indirizzo che venga sgomberato il centro sociale Rambretta, ripristinato in tempi brevi una situazione di legalità a tutela dei residenti del legittimo proprietario. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, presenti 20,
favorevoli 14, contrari 4, 2 astenuti, l'emendamento è approvato. Voto contro. A questo punto mettiamo in votazione il documento emendato. No, consigliera Bigatti. Visto che il documento l'abbiamo presentato noi e non mi sembra carino intervenire con termini a forza di colpi di maggioranza per cambiare una mozione presentata da gruppi politici, soprattutto in termini che sapete benissimo che sono termini che vanno pesati, vanno studiati. Io dichiaro che voterò contro la mozione presentata da noi e invito i miei colleghi a votare contro. Di Matteo. Avete presentato un emendamento? No, noi abbiamo presentato una mozione, veramente. È stata firmata da tutti. È stata per l'urgenza. Di urgenza. Alla fine, per una parola, adesso voi votate contro. Non è una parola, avete cambiato. Abbiamo cambiato l'insieme, avete cambiato il significato di questa mozione. Avete cambiato. Va bene, ok, grazie, non avevamo capito, è soltanto questo. Aleni. Proprio il dispetto non è tarato. Collega non è nuovo a questi, giochini, non è stato corretto su ciò. Io personalmente continuo a votare a favore perché poi ho preso anche degli impegni nei confronti dei residenti, farò presente questa piccola cannoniata che su cui si chiama. Ma sì, perché era. Allora voi non avete usato nella somma cava, non avete usato neanche voi questo termine. Qui mi sembra che il significato era chiarissimo e vabbè, giusto per il più uno, più due, più tre prenderemo. Va bene. Dunque mettiamo in votazione il documento, emendato. Dichiaro aperta la votazione. Rispetto a loro. Questo cos'è? No, questa è la mozione. Questo è il documento. E lo dico intenzionalmente, fanculo votato. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 20, 16 favorevoli, 1 contrario, 3 astenuti. Il documento è approvato. Si cava un ragno, Ci sono appunto in giro. Complimenti per la collaborazione.